studiosi, allievi, musica gioiosa per noi quest'oggi dopo il primo teaser. I ragazzi in blind di là non sanno cosa abbiamo messo in sottofondo, ma ci sentono. La giornata di oggi sarà speciale. E sapete perché? Perché ho preso una decisione. Il ragazzone va guidato. E va guidato per bene. Quindi, senza preavviso alcuno, anche per la nostra community, e con un'intenzione che probabilmente non verrà del tutto compresa da chi non conosce bene Pokémon, oggi leggo la sala incisa al ragazzone. Cos'è la sala incisa, ti stai chiedendo, ragazzone? Qualcosa di speciale che ha segnato il nostro incontro, ancor prima che professore e allievo, maestro e spadaccino, proprio quello di Francesco e Saidonia e Sabaco e Michele. Sì. Non vedo l'ora. Scaldati abbastanza, direi. Pertanto, 3, 2, 1, sì! Sbagliata. Del destino affollano il passato, tra lande sconfinate, ostili e mitiche. Noi studieremo ogni Pokémon scovato, abituati a venerarli come dei. Non guarderai il tuo mondo mai più come prima. Saidonia svela sempre nuove verità. Sabaco in sintonia con l'energia divina, schivare la sua abilità. Siamo fatti di storie trasportate dal vento, come un filo invisibile che ci lega dentro. Un nuovo mondo con i Pokémon. Show me a power with a Pokéball. Potente rapido l'attacco che ricordi ed avventure sbloccherà. Un nuovo inizio con i Pokémon. This is your legend. Soddisfatti dal percorso di investimento che si sta facendo? Beh, questa opening è stata supportata da NordVPN. Let's go!
penso il ragazzo, il maestro, il professore sia ancora a sentire. Ci dovremmo essere. Mi senti, ragazzone? Stupendamente chiaro. Ok, perfetto. Avevo combinato un disastro con la sigla. Buon pomeriggio a tutti. No, ma guarda, tu non sai quando succede a me perché non lo dico. Smanetto cercando di correggere in tempo reale. Mi sento meno in colpa allora. No, guarda, i miei ragazzi le hanno viste di tutti i colori. Allora, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio, ragazzi. Che piacere. E buon pomeriggio a te, ragazzone. Tu non hai idea di cosa succederà oggi. La scorsa live è stata bella, veramente bella. Mi è piaciuta da morire. Molto piacere. Devo a tal proposito fare una dichiarazione a reti unificate, perché mi sono fatto dire i nickname. È qualcosa che non solo ci accompagnerà durante la vet run, ma poi... sarà una benedizione per tutti coloro che vorranno proseguire con me poi sul canale riguardo appunto la lore di Arceus, esattamente come immagino tu poi dedicherai 47 approfondimenti a Elden Ring. Sì, bravo. Esatto, sì. Da Nulla e Goggles, spero di aver detto bene i nickname, ho ricevuto 81 pagine. Non sto scherzando, ragazzi, 81 pagine di traduzioni dal giapponese all'italiano di Arceus. Capito, Mirko? Io lo dico qui in diretta a community unificate, appunto, perché... Ma certo. Ci saranno anche dei tuoi che magari vorranno approfondire oltre la vet run, e se sarà possibile farlo con grande zelo, e grazie anche a questi due ragazzi che hanno fatto un lavoro encomiabile, che tutta la community... Ma non mi hanno liberato? Aspettate, ragazzi, scusate, la chat è solo emoticon, Dio Cristo. Dicevo, capivo perché stavano solo spammando emoticon, ma non... Basta, ragazzi, parlatemi. Dicevo, se i video saranno effettivamente corposi, completi, sarà anche grazie a loro. Quindi tanta roba, e spero che appunto il buon Mirko faccia lo stesso, così almeno scopriamo bene che cosa c'è alla Round Table Hold. Oh, guarda. Oh. Sono giorni difficili quelli in cui c'è solo una live a settimana di Elden Ring, mi rendo conto. Però siamo al climax di Arceus, va goduto. Sì, siamo da questo momento in poi proprio in caduta libera fino al finale. E il finale dopo il finale. Ragazzi, la musica l'ho messa io. Tranquilli, l'account dovrebbe essere quello giusto. La musica di sottofondo l'ho messa io. Non c'è questa musica. Gli piacerebbe Arceus avere questa musica qui. Ma in realtà ne ha tante altre belle. Ma ne non ha è belline, questa. Ne ha belline, sì. Sì. Carissimo, ci siamo fermati davanti al tempio. Davvero? Ok? Sì. E voglio subito farti una specificazione. Che sì. Spero di poter, insomma, fare, come dire, per l'interesse di tutti, non solo il tuo. Perché è una curiosità che può sembrare, come dire, superflua, ma non lo è. Il tempio che stiamo per visitare viene chiamato, in italiano, in Arceus, Tempio di Punta Neve. In realtà questo nome è dovuto al fatto che in originale, in inglese, la città di Nevepoli non si chiama Nevepoli, perché il suffisso poli è un'idea dei vecchi localizzatori di Rosso e Blu, che è rimasta ereditata fino ad ma oggi. Ma certo, ma in realtà è una cosa che... La localizzazione di Pokémon è sicuramente forte, nel senso che ha delle importanti personalizzazioni, che non sempre è una cosa positiva, ma in Pokémon questo tipo di autorialità con i nomi dei personaggi super italiani e particolarissimi... E il poli Riccardo delle... sì, dai, cioè Enrico, sono tutti così. Mi è sempre piaciuta. È un'identità che, salvo casi in cui può causare problemi come veri e propri errori, come quella poesia, è grazioso. Un po' come Final Fantasy IX. Ecco. E in inglese la città si chiama Snow Point. Ah, that's why. Non vorrei che tu potessi leggere questo tempio con un nome diverso come lore. Non lo è.
È un'esigenza che stavolta comprendo, però non posso fare una colpa al team di localizzazione. Chiamare in questo momento storico il Tempio di Nevepoli, Tempio di Nevepoli, sarebbe stato insensato, perché non c'è nessuna città. Quindi che polis c'è? Sì. Non esiste una città, è un problema, ripeto, dell'avere ereditato da Rosso e Blu del 99, nel nostro caso, il suffisso poli alla fine di tutte le città, che in realtà abbiamo perso. Lo abbiamo perso con la settima generazione. Con la settima generazione, con Alola, le città hanno smesso di chiamarsi con poli alla fine, perché abbiamo Hawoli, che fa ridere perché finisce in Oli, ma abbiamo anche altre città, certo, che non c'entrano, certo, più nulla. E poi, vabbè, in ottava gen con Galar abbiamo Golwick, abbiamo Hammerlock, Steamington, quindi tutte quante città che non c'entrano nulla con questo suffisso. Forse mi permetto di fare, come dire, il rompicoglioni, ok? Uh-huh. L'avrei chiamato Tempo Nevepolium, giusto per farti capire che sì, comunque è la stessa cosa. Punta Neve sembra un nome diverso che chissà quale origine può avere. Semplicemente i traduttori hanno visto Snow Point e hanno tradotto con Punta Neve. In questo caso è molto facile andare per esclusione, però, ecco. Sì, assolutamente. Devo dire che probabilmente loro non sapevano neanche dell'esistenza di Nevepoli, secondo me. Cioè, hanno visto Punta Neve e hanno visto Snow Point e hanno detto, vabbè, ok, Punta Neve. Però, ecco, il tempio di Nevepoli è questo. Non c'è un altro tempio dopo. Non cambierà nome nel corso della storia. Io ho pensato di sì. In Blind Run ho pensato di sì, ci sono arrivato dopo. No, ma questo, quindi, allora, in Blind Run è naturale, proprio perché potresti aspettarti una ricostruzione o un evento che in qualche modo si leghi a una nuova location, che c'è, per carità, ci mancherebbe. Capito, io sono arrivato, minchia, Tempio di Punta Neve, allora è cambiato, allora è un tempio diverso. No, è sempre lo stesso, si chiama Snow Point Temple in inglese, in Arceus, e quindi coincide con lo Snow Point Temple di Diamante e Perla. Qui no, ma per un puro problema, diciamo, di traduzioni. In giapponese anche si chiama è Snow Point a sua volta, ragazzi, che è tradotta dalla Snow Point giapponese, cioè Snow Point è una traduzione letterale dall'inglese al nome giapponese della città, e però poi è rimasto così anche in Arceus, invece in italiano no. Quindi volevo dirtelo prima di partire. Perfetto. Per la tangente, ok? Intanto, se hai avviato la partita, yes, perfetto, ti prendo lo schermo, se me l'hai dato. Te l'ho dato. Perfetto, allora aspetta. E ti chiedo però, quando ci sei, quando hai fatto il tuo management, ok? Sì. Di andare davanti al tempio, perché voglio raccontarti una cosa. Sì, è importante subito per me che tu ascolti la storia che ho da raccontarti. Perfetto. Perché è un ripasso anche per tutti i vet. E ti deve dare un contesto di questo tempio, perché tu sai un po' di storia dei regi e soprattutto di Regigigas. Questo è il tempio di Regigigas, nel quale hai catturato Regigigas in Diamante Perla, e ti ho fatto questo approfondimento sul nome proprio per farti capire che è lui, niente cazzi, è quel tempio, dentro c'è Regigigas, a meno, okay, che non si sia sciolto dopo. Però no, credo che l'eruzione vulcanica sia già avvenuta, perché il tempio è stato eretto per lui. No, ma è evidente che quello che si raccontava in quella storia è ben più lontano. Bravo, bravo. Quindi, e probabilmente, adesso che lo sappiamo, è il popolo Memordei dei Sinnoiani. Il popolo forse della civiltà Memordei, della civiltà dei Sinnoiani, chi lo sa? Potrebbe. Sì, sì, mi trovi abbastanza d'accordo, perché comunque templi non ne abbiamo visti fino ad ora. No, però vedi, le costruzioni, ora che ti avvicinerai, la costruzione è molto simile a quella delle rovine. Sì. Quindi, secondo me, parliamo della stessa civiltà in questo, sì, caso. Quindi sì, sì, i Sinnoiani, sì, hanno eretto anche questo tempio. I Sinnoiani hanno avuto forse un gran rapporto con i Pokémon. E veneravano sia quelli comuni. Ah, guarda un po', distorsione spazio-temporale. Però hai già fatto tutto, hai preso Shido, sì, quindi ho preso Shido, non ti serve altro. Al posto. Ecco. E ti faccio quindi un ripasso della storia che conosci. Tu sai che c'è stata un'eruzione. Di mezzo
il Rufflet, vai. Fagli del male. Tu sai che c'è stato c'è stata un'eruzione vulcanica? Che Regigigas, insieme a tre dei suoi regi, sappiamo che probabilmente sono multipli questi regi, non sono solamente Regirock, Regice e Registeel, ma tanti Regirock, tanti Regice e tanti Registeel. Bravissimo, fai pure gli inquadrini pazzi, li farò anch'io. E lui ha chiamato qui tre dei suoi figli, ha cercato in qualche modo di fermare con successo l'eruzione vulcanica. In ultimo, loro si sono sciolti attorno a lui per fargli una sorta di barriera protettiva. E ti ricordo anche che Regigigas in Pokémon Platino è a livello 1, per sottolineare quanto la sua cristallizzazione abbia quasi causato un processo di involuzione del Pokémon leggendario. Pokémon leggendario conosciuto nel mito come colui che ha trainato con una corda i continenti. Probabilmente ti ricordi, non esiste nessuna corda, però potrebbe aver avuto effettivamente un ruolo nella frattura e spostamento dell'allora Pangea Pokémon. Sono abbastanza d'accordo, perché probabilmente se ha potuto generare i regi, il suo ruolo con gli elementi della Terra è enorme. Ti ricordo che lui ha generato 5 regi canonicamente. E Regirock, attraverso una sorta di roccia capace di rigenerarsi. Queste sono cose che non sai, ma te le racconto, ok? Nel Pokédex di Regirock ci viene raccontato che la roccia di cui è fatto è quasi magica ed è in grado di rigenerarsi. Se Regirock si spacca, può prendere un altro sasso e viene come magneticamente attirato dal suo corpo. Quindi si può ricomporre quante volte vuole. Okay. Abbiamo Regice, che è un ghiaccio praticamente incapace di essere sciolto. Qualsiasi temperatura non è in grado di sciogliere questo ghiaccio. E poi abbiamo infatti in inglese e in giapponese il gelo mai, che è uno strumento che potenzia le mosse di tipo ghiaccio, si chiama tipo Never Melt Ice. E qualcosa che in italiano si è perso, in realtà in giapponese e in inglese rimane un forte collegamento con il corpo di Regice. Ti raccontano che in realtà il corpo di Regice si può essere spezzato e quasi assegnato come strumento ai Pokémon di tipo ghiaccio per potenziare i loro attacchi. E in ultimo abbiamo Registeel, che è i primi tre regi, il primo trio, ecco, ha un ultimo. Che cazzo vuoi? Scusate. No, ma è aggressivissimo, cioè. Sì, è un Rufflet di merda che vuole rompere le palle, noi ci metteremo di qua. Registeel, l'ultimo del trio iniziale, è fatto di un acciaio elastico e durissimo allo stesso tempo. Non si capisce come sia possibile, ma è un acciaio che può appunto elasticizzarsi, ma al contempo è indistruttibile. Poi ne abbiamo altri due. Diverso quindi da quello di... Ce la posso... No, non ce la posso fare. Raccontami, io ti darò risposta. No, se te lo racconto ti arriva in mente subito. Stavo cercando di arrivare al punto. Ok. No. I fail thee. No, Brady, be careful, non failare mai. La chat è riuscita ad aiutarmi. Ha già capito? Ok. Sì, ma bastava che ti dicessi bullone per capire. È Melmetal. Ah, Melmetal. Esatto. Ok, perfetto. Esatto. Hai visto? Subito, hai detto bullone. Appunto. Allora, Melmetal sì, è diverso. È Mercurio, Melmetal tipo. È Mercurio, bravissimo. E sembra che sia legato non tanto a acciaio magico o metallo magico, ma al modo in cui l'uomo ha scoperto il materiale per la prima volta. Mentre Registeel, se proprio vuoi saperlo, viene raccontato come metallo, il materiale di cui è fatto, viene raccontato come metallo pressurizzato per ere indefinite nei pressi del nucleo terrestre. Quindi pensa a questo Regigigas quanto è incredibile, si è messo lì a raccogliere il metallo del nucleo della Terra. Sembra quasi una storia From Softwareiana, no? La creazione di questi golem. E poi ne abbiamo altri due, aggiunti proprio con Galar. Li abbiamo giocati insieme, esatto. Abbiamo Regi Eleki, che è stato creato con l'essenza dell'elettricità, e Regi Drago, che è un Regi incompleto. Ed è l'unico Regi incompleto. Viene raccontato come Regi creato attraverso un cristallo di energia draconica, che a questo punto con la tua ormai conoscenza del mondo Pokémon potresti quasi interpretare come un cristallo di lastra, di lastra draco, probabilmente. Questo apre parecchie strade, eh? Sì.
è infatti un collegamento tra Arceus e Regigigas, anche se ormai non canonico, perché non viene raccontato, a meno che Arceus non ci dica di più, come gioco, sembra esserci. Regidraco non è stato completato perché il materiale di cui sono fatti Regi, cioè di cui è fatto Regidraco, è scarseggiava. Si dice che il cristallo di drago, comunque la cristallizzazione di energia draconica, non fosse sufficiente e che quindi Regigigas abbia creato con quel che aveva quel che poteva. Dunque forse se tutti quanti gli altri Regi sono multipli, di Regidraco o ce ne sono pochi o ce n'è uno solo o ce ne sono tanti ma sono tutti incompleti. Chissà. Quindi se... questo non lo sappiamo, davvero non si sa, non è noto. Tu conosci i Regi come storia felice, quindi. Beh, sì, di salvezza, di sacrificio, comunque, sì. Bravissimo. E io oggi voglio raccontarti invece una storia inversa. Oh. Perché è importante che tu la conosca, altrimenti nel nostro percorso, credimi, la troveremo fra anni. Ok, e... ok. E invece voglio che tu la conosca oggi. Devi entrare in questo tempio respirando... Facciamola fermentare, sì. Bravo, respirando quel che ti sto per dire. Pertanto, ti chiedo una cortesia. Tu hai due immagini su Discord. Yes. Ignora la prima. Anzi, ne hai una sola adesso. Ora ne ho una sola. Ok. Quella che ti sto per mandare, non so perché Discord non vuole... Devo ignorare la prima o quella che mi sta per mandare? La prima ignorala. Quella che ti sto per mandare la metti in live. Ma non è che adesso Discord sta facendo il discolo. Aspetta. Vabbè, non è qualcosa che stupirà nessuno. No, assolutamente. Ti tolgo lo schermino un attimo. Ti mando questa immagine. La mettiamo entrambi a schermo, così non devi aprire la mia live. Certo, perfetto. Ah, ho capito cosa sta facendo questo computer pazzo sgravato. Sta mettendo nell'altro schermo, Dio solo sa perché, l'apertura del file che ti devo mandare. Ora ho capito. Allora. Eccoci qua. Te l'ho mandata. Allora, la sposto. La vedi, sì? È una scritta. L'ho salvata, la sto per mettere... Te la sto mettendo direttamente in inglese, così perfetto. Non abbiamo problemi di sorta. Allora. Quando ci sei, magari mettila come source nascosta, non so se l'hai già messa. No, guarda, sto per metterla, solo che adesso ho il mio PC che sta facendo... Ma non ho neanche l'hard disk esterno attaccato, che vuole? Perché? No! Staranno per girare i dischi, adesso ho tutto bloccato, diamogli tempo e... Ok, non voglio bloccarti niente, se no la puoi vedere da me, però te l'ho mandata per dare anche insomma lustro alla tua diretta. No, guarda, è qualcosa che abbiamo sempre fatto con gran gusto, però attualmente... Fammi vedere se... Si è tutto fottuto? Sì, però non so perché. Cioè sì, esatto, Windows si sta ribellando ragazzi, ma non... Non ho nessun avviso a schermo. Vediamo un po'. Ok, ce l'ho fatta. Ci ha messo un po'. È come se avessi dovuto girare i dischi. Ok. Di SSD. Dovevano girare i dischi dell'SSD, va bene. Benissimo, benissimo. Perfetto. Sono pronto. Fantastico. Prego. Mostrata. Allora. Allora. Oh. Questa qui... Che puoi leggere e tradurre tranquillamente in italiano. D'accordo, tu? In questa caverna abbiamo vissuto. Dobbiamo tutto ai Pokémon. Ma li abbiamo sigillati. Lontano. Avevamo paura. Di lui. Lui loro Pokémon. Non è. Dem potrebbe essere Dem, potrebbe essere It come Pokémon in generale, come razza. Ah, Pokémon. Okay. Stavo pensando che stava parlando di un singolo. Ok. Quindi, vabbè. Li temevamo. Quelli con coraggio, quelli con speranza. Apri una porta. Un Pokémon eterno aspetta. Mm. Allora, in italiano questa qui è tradotta al plurale addirittura, in certi giochi. Okay. E in giapponese è indistinguibile il plurale singolare. Certo. Quindi potrebbe essere qualsiasi cosa. Però... In questi giochi, come puoi vedere, ovvero Rubino, Zaffiro e Smeraldo, terza generazione, RSE, Regigigas non esisteva ancora. Quindi o era un incredibile foreshadowing di Regigigas, ma è strano, sarebbe strano, perché Regigigas non è stato mai imprigionato, al contrario, gli hanno fatto un tempio incredibile, o
probabilmente... Non lo so, questi foreshadow non ci sono praticamente mai stati. Adesso potrebbero cominciare ad esserci. Bravo, ma all'epoca proprio no. No. Ma qui è probabile che si riferisca Quay, Reggie Rock, Reggie Ice e Reggie Steel. Dei giochi però di terza dove si generazione. Trova questo testo? Chiusi dentro tre prigioni di roccia che tu apri come giocatore attraverso degli indovinelli. E oltre trovi i Regi? E oltre trovi i Regi. Allora non è Regi Gigas, certo che no. Sono loro. Sono loro. Ah, quindi devono tutto loro, ma intimoriti dalla loro forza li hanno sigillati? Oi. Quindi... Ma questa è la storia dell'uomo con l'ignoto. Bravissimo, è esattamente questo, corretto. Io ci ho dedicato un lungo video alla questione e hai sintetizzato al meglio quello che penso anch'io. Questa è la storia dell'uomo. Questa è la storia dell'uomo alla quale aggiungo per te un tassello. Uh-huh. Reggie Gigas, secondo diverse descrizioni, sia dei Regi che sue, viene lasciato intendere come essere che ha insegnato all'uomo a lavorare con i vari materiali. In altre parole, Reggie Ice, Reggie Rock e Reggie Steel rappresentano in parte le ere della pietra, del bronzo, ok? Sono perfettamente senso, sì, è bello. Golem che dovevano insegnare all'uomo che cosa sono questi materiali, come allora lavorarli. Mi permetto di buttarti giù... siamo qui. Vai. Per questo. Ti butto giù una... Non una speculazione, perché non ha una risposta e non è un tentativo di dedurre qualcosa che non sia fuori dall'on del gioco. Ossia, parlando di sviluppo e creazione dei Pokémon, avranno avuto certe idee, ma quello che tu stai descrivendo del ruolo che hanno i Regi per la specie nella narrazione, nella narrativa, la trovo una... diciamo... interpretazione perfetta, è esattamente così, è molto bello, francamente, poi visto il loro ruolo nel salvarli a volo loro, è perfetto come racconto, ma esatto, io mi domanderei allora, certo, in Pokémon Company chi per loro stava decidendo di creare i Regi e così via, non hanno, perché secondo te, proprio una questione tra di noi, perché secondo te non hanno pensato di fare un Regi di fuoco come Prometeo? Cioè un Regi che insegnasse all'uomo a usare la fiamma, che è la prima cosa che ha sviluppato la nostra specie. Certo, Prometeo è Giratina nella storia, però è un'altra cosa. Cioè, sappi il fuoco... che questa cosa l'ha detta Chiara qualche giorno fa mentre eravamo offline e stavamo parlando di un video che uscirà il 24, anche lei ha detto la stessa cosa, che Prometeo e Giratina si assomigliano. Continua. Però, età del bronzo, età del ferro, va bene... Ma quello che ha spostato la preistoria verso un'altra direzione? Allora, l'uomo una volta tanto? Secondo me verranno fuori tutti i Regi prima o poi. Tant'è vero che è venuto fuori quello dell'elettricità. Sì. Regi esatto. Vecchi. L'uomo è sempre più stronzo, a quanto pare. Non è in grado di fare niente da solo, esatto. Ora ti farò vedere una cosa, ok? Mm-hmm. Ti chiedo, non te la passo io semplicemente perché sarà, credo, semplice per te reperirla. Ti chiedo di... prendere su Google Immagini, se poi hai bisogno te la passo. No, figurati. Un'immagine di Reggie Lecky. Oh yeah. E di mettermi anche quella a schermo, per favore. Will do. Allora. E questo ti farà un po' chiudere il cerchio e assolutamente far ricondurre questa frase a un imprigionamento dei tre Regi. Sì, abbiamo una data, ragazzi. È 24 marzo, uscirà il primo video... sulla lore di Arceus, anche perché per allora anche la veteran qui sarà arrivata a un punto, mettiamola così. Vediamo se... ok, ne ho trovata una, sto cercandone una trasparente, così almeno che non sia web grazie a internet. Purtroppo sono i browser che fanno i io ho installato un plugin per convertirle quelle web. Mamma mia, allora. Perché se no nei video non riesco mai a trovare le immagini. Se serve, no, te la passo, ci sono. Ok. Il tempo che la carica, ma è fatta. Mm-hmm. Ne ho trovata una simpatica. Non c'è fretta. Eccoci qua. Fantastico. Allora, vedi questo Pokémon è fatto di elettricità? E non so se l'hai già messo a schermo. Assolutamente sì. E ha questi anelli. Sì, sono di gomma probabilmente.
Bravissimo, sono di gomma. E mica scemi. Canonicamente, quindi qui non c'è da interpretare niente, canonicamente sono stati messi dall'uomo quei cosi, perché si dice che Regi Elechi altrimenti fosse pericoloso e attaccasse la gente. Cioè loro hanno preso Regi Elechi, probabilmente gli antichi di Galar in questo caso, sì, e hanno violentato il suo corpo. Gli hanno infilato a forza anelli di gomma addosso affinché praticamente non fosse libero di sparare saette ovunque. Ciò nonostante ovviamente lui è talmente potente che riesce comunque ad attaccare, però lo hanno maltrattato. Sì. E sempre canonicamente viene detto che in alcuni racconti Regi Draco non è stato completato perché l'uomo non lo ha permesso. Sempre perché appunto poteva altrimenti essere pericoloso. Quindi sì, hai ragione, è la storia dell'uomo. Una storia però estremamente triste. Perché tu sai bene che Regi Gigas qui si è sacrificato e i Sinnoiani nutrivano sincero rispetto per i Pokémon. E infatti guarda qui che bellissimo tempio che gli hanno dedicato. Ma altrove, sicuramente a Hoenn e sicuramente a Galar, e io e te vivremo altre avventure che dimostreranno questa cosa, i Regi sono stati imprigionati. Questi golem, che tra l'altro sono altezza uomo, sono alti circa 1,70 m, quindi come me. Questi regi sono stati maltrattati, imprigionati, temuti. E fuori da Isui barra Sinnoh non sono stati neanche così tanto compresi. Gli uomini di Hoenn lo dicono, gli dovevamo tutto. Beh, chiaro, probabilmente li avranno protetti, gli avranno appunto insegnato a lavorare vari materiali, però comunque alla fine ha vinto la paura e li hanno sigillati via, contando che il popolo di Sinnoh infine è sparito e questa landa è diventata una landa di soli Pokémon, e oggi tutto quel percorso di uomini e Pokémon mano nella mano della società di Sinnoh è perso perché noi dobbiamo venire dal futuro a insegnare alla gente come si fa. Direi che forse è il mondo Pokémon per intero che a un certo punto ha perso la strada maestra e si sono allontanati uomini e Pokémon. Forse potremmo arrivare a dire, ma questo è troppo, me ne rendo conto, che non ci siamo mai arrivati davvero di nuovo a quella situazione, perché oggi, per quanto ce la cantiamo e ce la suoniamo, la società che viviamo nel presente del mondo Pokémon è una società di uomini che usano i Pokémon. Non di uomini e Pokémon alla parissima. No, già, esatto. Non so quanto si andrà a discutere questo argomento, però già. Tant'è che, immaginando i regi come entità tutt'altro che aggressive, ma quasi neutrali, la paura che potevano incutere su queste persone era il loro strapotere, diciamo, elementale. Assolutamente. Regi Elechi, privo di controllo, non è che aggrediva, ma non riesco a immaginarlo come altro che non una enorme sfera di elettricità statica o non statica che ti disintegra a range estremamente ampi. Quindi che fai? Cosa puoi fare se non temerlo? È vivo, si muove, lo devi limitare. Guarda, ti leggo proprio la descrizione ufficiale. I ricercatori hanno stabilito che il corpo di Regi Elechi è provvisto di uno speciale equipaggiamento isolante che non conduce elettricità. Secondo le teorie di alcuni, questo equipaggiamento fu costruito e montato su Regi Elechi in tempi antichi da persone tormentate da questo Pokémon allo scopo di limitare i suoi poteri. Però tu giochi tutti i giochi Pokémon e ti rendi conto che non esiste mai una vera testimonianza di un Regi che fa male a un uomo. Mai. E quindi probabilmente è una citazione, anzi senza probabilmente, lo è di sicuro, alla Sealed Chamber, alla sala incisa, cioè il luogo nel quale in Hoenn trovi questa scritta che ti ho fatto appunto mettere in sovraimpressione. Ok. Ritenevo importante che sì, tu sapessi questo, perché se no entri in un tempio dei Regi e pensi che sia la norma. Non è così. È speciale questo tempio, perché da altre parti sono prigioni. Qui invece è celebrato il culto dei regi. Al di fuori di qui non troverai altro che miseria.
Non troverai altro che regi imprigionati, maltrattati, temuti, schifati. Qui non è così. Qui i regi sono invece salvatori. Ok. Di una città che evidentemente poi è partita insieme al resto di Sinnoh, perché non c'è più. Adesso qui non troviamo niente, no? Non ci sono neanche le rovine qui. E va bene, perché probabilmente le rovine che vediamo sono, come dicevi tu, quel che resta. Tutto il resto è perso per sempre, chissà in quale ultravarco pazzo. Bene, ho detto tutto quello che ti volevo dire. Fantastico, è un mood importante da avere. Top. Ecco, se non c'è altro, se non vuoi aggiungere possiamo altro... Possiamo entrare. No, in questo caso era proprio da assorbire, non da interpretare. Quindi no, infatti. È per quello che ti ho fermato prima di qualsivoglia esplorazione, proprio per darti il mood che meriti. Per me è stato importante entrare qua, io ero molto gasato all'idea di esplorare il Tempio di Nevepoli. Quindi, sinceramente, ma scherzi, ma lo capisco appieno. Eh sì, me l'hanno detto i ragazzi che siamo nello stesso punto, esatto. Chiara sta montando in blind run questo esatto punto adesso che esce stasera. Fantastico. Andiamo? Andiamo. Eccoti qui. Sai come si dice, no? Più siamo meglio, the more the merrier, va bene. Sì. Eccoci al tempio di Punta Neve. Che puoi tranquillamente leggere come Nevepoli. Sì, esatto. Ok, che tu possa entrare per inseguirmi ancora un altro... Oh. Secondo te mi diverto a giocare a guardie e ladri con te o mi sto annoiando da morire? Chissà, eh? Mamma mia, questa è una psicopatica, crescerà molto male. Wasabi mi ha spiegato tutto. Se per lei va bene, allora io non ho nulla da obiettare. Entra pure, ma attenzione. Per procedere... Sei stronzo allora. Dovrei risolvere un enigma... Pare che il trucco sia osservare la direzione verso cui sono rivolte le statue. Mi ha dato anche la soluzione? Ora che ci penso, c'era una specie di disegno sul petto? Ok, Team Pearl ci aiuta. Entriamo. Entriamo. Allora. Ready. Wow. Abbiamo dei props? Sì, sì, questo è veramente un interno. No, scusa, ma... Sì. So che ti aspettavi una stanza, a questo punto me l'aspettavo anch'io in blind. Mi aspettavo una stanza quadrata. Sprocs? Ok, allora. Ah, queste... Ok, certo che Pokémon 3D finalmente ti permette di vedere le cose da una diversa prospettiva, anche se già abbiamo quei famosi Nidoran deformi che saranno per sempre un Pokémon misterioso, antico. Primordiale. È il Pokémon del crogiolo, quello delle statue. Allora. E guarda chi c'è nella selvaggina, hai notato? Ah, ma certo. Sempre loro. Ormai è proprio evidente che i sinnoiani sono coloro che aprivano i portali. Sì. E queste statue hanno in effetti in braccio qualcosa di diverso, ciascuna. Solo che dobbiamo distruggere... Prima distruggi Bronzong, io mi sto facendo un giro qua. Hai un'altra immagine quando sei pronto su Discord, quella che ti avevo detto di ignorare. Ma certo, in realtà la posso preparare molto in fretta, allora. Caricala pure, ti voglio far notare un piccolo dettaglio che potrebbe essere un caso, magari non lo è. D'accordo, allora la metto subito. Dimmi quando ce l'hai. Sarà schermo tra... 2-1. Ora. Ok. Quello che puoi notare. La ricordo, sì, sì. Quello lì è il Mystery Stage, ovvero le tre aree del tempio delle rovine Sinnoh. Che ora sai benissimo. Esatto, essere... ci siamo stati. Ci siamo stati e abbiamo letto anche la poesia numero 12 l'altra volta, nella puntata bomba della domenica scorsa. Sì, ci sono sei statue anche qui. Ecco, ma più che altro proprio guarda i colori anche. Io.
credo che l'architettura sia molto simile. L'architettura in qualche lo modo è, cioè non è lo stesso posto, ma è assolutamente... No, non può essere lo stesso posto, però siccome noi sappiamo, esatto, anche le sei statue davanti, sembra proprio fatto con lo stampino in qualche modo, che fuori, sfondando la quarta parete, ci può dire che Game Freak ripete le stesse architetture, no? Però se volessimo trovargli un significato... Sì. Però in realtà non c'è motivo di ripetere un'architettura Bravo. Di questo tipo, cioè... Anche perché non, è che non la converti, non fai non per è sto gran lavoro in più, esatto, esatto. Ecco. Noi sappiamo che Sinnoh e Sinjo sono collegate. La poesia 12 al riguardo è molto chiara. Il poeta ci dice che Isui è la terra nella quale gli antichi sinnoiani sono nati e ricorda Sinjo. Non sappiamo cosa venga prima... Se viene prima Sinjo o viene prima Sinnoh, probabilmente viene prima Sinnoh e Sinjo è una sorta di colonia secondaria fatta dai sinnoiani. In un qualche momento tra la fioritura della civiltà e la sua scomparsa definitiva. E quindi non sorprende in realtà vedere che il tempio di Nevepoli ha una struttura molto simile al tempio delle rovine Sinjo, dedicato ad Archeus. Il culto era lo stesso, il popolo era lo stesso. E mi fa piacere notare che effettivamente architettura e colori sono proprio identici, sono stati utilizzati, secondo me, con... Eccolo là, l'ho visto, sai? Sono stati utilizzati con intelligenza stavolta. Volevo fartelo notare. Adoro. Che cosa abbiamo qua? Qui è tutto un po' più chiaro, nonostante la sempiterna presenza di Palkia. E di Alga, perché abbiamo due Arcanine. Bravissimo. Poi è sempre Archeus, il Manaphy, il Pokémon lì follettino, forse, non so se è quello. Perché non mi credo sia Uxie. No, 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 è Manaphy, hai ragione. Ok. E Palkia di Alga, e poi c'è Aethran. Sì. Perché c'è Aethran di colpo a caso senza chiodre? Quello è Groudon, attento a non confonderli. Ah, giusto, giusto, è vero, Groudon e Aethran sono due cose diverse. No, è, no, vero, è che mi hai appena unato. Ah! Perché io in blind, guardalo, riguardalo. Io in blind l'ho guardato e ho fatto, vabbè, ma quello è Cleavor, dai, perché c'ha le asce. No? ma dai, hai i dentoni rossi davanti. Sì, Aethran, okay. Chiaramente. Ok, Aethran. Okay. Ah. Non è... No, 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 ragazzi, tanto ormai il ragazzone lo sa che qui c'è Avalug, perché l'hanno già detto, non è Avalug, sì, è sì, Aethran, sì, quello. Sì. Però Avalug non c'è proprio qui. Ok, no, no, ma infatti... È Aethran, esattamente. Aethran, che è un altro Pokémon leggendario di Sinnoh, purtroppo non lo abbiamo trovato nella nostra Veteran di BDSP per mancanza di tempo. Ciao, ok. Sarebbe stato uno dei Pokémon da fare nel post-game che ho dovuto tagliare perché Aethran, te la faccio breve, è un Pokémon leggendario ma neanche unico. Infatti si trova con il sesso Aethran. Aethran ha il sesso, può essere maschio, può essere femmina. E nasce dalla lava del nucleo terrestre. Ok. Ok? Quindi è un Pokémon molto antico e con particolare padronanza elementale del fuoco. D'accordo? Però non è, ecco, alla pari di un Dialga, di un Palkia, di un Uxie, di un Azelf, di un Mesprit. Non è un Pokémon della creazione, non è un Regigigas. È un Pokémon molto forte, molto antico e legato così tanto a un elemento primo da essere leggendario. Nice, ok. Acciaio o fuoco, se ti interessa. Qui abbiamo... Forte. Qui abbiamo le statue che rappresentano i tre regi. Roccia, ghiaccio, acciaio. Esattamente, che, bravo, che hai visto gli elementi. Fatto che comunque qui solo loro tre sono. Beh, sono quelli del mito. Esatto, sono quelli del salvataggio. Non lo hanno alterato il mito in Archeus. Giustamente. Dove andiamo? Allora, okay. Io andrei prima di lato, esatto. Va bene. Andiamo. Oh, ehi, che minchia, cioè, forti, alla faccia costruire una cosa del genere, e poi tra l'altro ha un design quasi molto meno austero rispetto all'esterno del tempio, ok?
è sempre gente che evocava portali grazie ai Pokémon, qualcosa che la scienza Pokémon moderna fa da Alola quasi per la prima volta. Assolutamente vedere come funziona questa porta, è bellissima. Vediamo un po'. Cosa abbiamo? Ah, qui si sale, ok. Pieno di... Ah! L'enigma diceva... Prego. L'enigma diceva che l'enigma... Cioè, il tizio del Team Perla diceva che l'enigma si basava sul... guardare dove le statue osservavano. Aspetta. Ti faccio avere un momento di tenerezza. Ok. Ho cercato di fare lo stealth pigiando L. Anch'io prima. Però non l'ho detto. Ho silenziosamente accettato il mio errore, che nessuno avrebbe notato se non fosse stato per questo racconto. Bellissimo. Nella porta sono incastonati tre pannelli con tre disegni. Si legge, sbiadito, lì dove si poggia lo sguardo della statua. Quale pannello vuoi premere? Vabbè, è una sequenza di chi guarda chi. Cioè, ma che... Non ho capito. Vabbè, vediamo. Quindi abbiamo la roccia che guarda la spalla dell'acciaio, che guarda la spalla del ghiaccio. Va bene. Quindi... Ok. Allora. Sì. Pannello della roccia. Sto sbagliando tutto. E li ho premuti. Benissimo. Minchia, gli antichi facevano fare molto i Pokémon, eh? Che evidentemente, come enigma per il Tempio Eterno. Allora, vabbè, come la, i tre animali saggi. Allora, sì, proprio. Addirittura dei fuochi fausti sono anche qui. Sì. La voglia di premere quei mattoni che fuoriescono, che strudono fuori ghiaccio, roccia, acciaio. Oh no. Oh, ghiaccio, roccia, acciaio. Oh. Ma è come si chiama? Vabbè, roccia, ghiaccio, acciaio, roccia. Ghiaccio, no, è possibile, mi sono già dimenticato. Roccia, ghiaccio. Allora, veloce, leggi! Roccia. Ghiaccio, acciaio, roccia, ghiaccio. Porca miseria, Michele! L'hai visto un secondo fa! Allora, no, giuro, non me lo segno. Simon! Esatto, è Simon, Simon? Sì, è il giochino Simon, si chiamava. Quello sì, con sì. I colori, quello con i colori. No? Vabbè. Sì, certo. Allora, vediamo. Ghiaccio. Roccia. Acciaio. Roccia. No, cazzo. Ghiaccio, roccia, acciaio. Ghiaccio, roccia. Acciaio, roccia. Ma l'avevo fatto o no? Non è questo. Vi guardate così? Sì. Tu sei... Ah no, che ghiaccio, roccia, acciaio. Vabbè, ok. Ghiaccio, roccia, acciaio. Roccia, ghiaccio. Ghiaccio, roccia... Ah, vediamo. Allora. Ghiaccio, roccia, acciaio. Roccia, ghiaccio. Oh, sì. Avevo questo fatica, con... ragazzi. Mamma mia, avevo cominciato con roccia prima, mi sa. Ok. L'ultima antichi. Stanza mi fa venire il mal di testa. No. Ma no! Ragazzi, non stavo sbiascicando, stavo cercando di ricordare senza parlare, perché altrimenti è la fine. Ragazzone, do fastidio. Allora. Vabbè. Dunque. Oh. Acciaio. Ghiaccio, acciaio, ghiaccio, roccia, acciaio, ghiaccio,
cazzo guardi tu? Acciaio? Acciaio, ghiaccio, roccia. E tu? E tu che cacchio sei? Tu che vuoi te? Tu che vuoi? Tu che guardi? Oh no. No. Oh. devi capire da dove iniziare qua, ok. Vabbè, sì, sì, figurati. Acciaio, ghiaccio, roccia. Acciaio, ghiaccio, roccia, ghiaccio. Acciaio, ghiaccio, roccia, ghiaccio. Acciaio. No, è impossibile. Acciaio, ghiaccio, roccia, ghiaccio. Acciaio, ghiaccio, roccia, ghiaccio, acciaio. Sto per farlo, eh. Acciaio, ghioccia. Ghioccia. Non ce la faccio più. Ma perché? No, non userò mai una penna. Allora, usiamo solo le iniziali. Quello è lo sconfig. No. Ragazzi, allora. Mi scrivono dunque due cose prima che ricominci. Se hai già detto acciaio e goccia. Vai. A. Oddio. A, G. A, G, R, G. Ok. A, G, R, G. A. A, G, R, G, A. Anche io ho fatto con le iniziali. Ah, ok. A, G, R, G, A. R. Ok. A, G, R, G, A, R. Ok. Aggregar. A, G, R, G, A, R. Bravissimo. Stronzo. Ok. Mamma mia, ragazzi. No, la penna piuttosto, guardate. Allora. Stavamo qui chiusi. Un enigma. Vabbè. Tutto, oh mio Dio. Un alfa. Eh sì. Tra l'altro loro Pokémon particolarmente legati a la percezione delle emozioni, dello spirito, dell'aura, quindi diciamo che l'enemy placement di questo posto è speciale. E io sono senza Pokémon, Dio Cristo. Ma me ne sono accorto ora. 70 è il livello! Sì. Ok. Oh, ah, lo schermo. Scusate. Devo congelarti. Era ovvio. Ero pronto. Io qua non ho niente che possa fare niente a nessuno. Cioè, ah, no, i prosi ce l'ho. Vabbè, lui morirà. Ah, ma sono tutti feriti qua. Vabbè. No, non posso uccidere di nuovo Golbat. Povera creatura, io non avrò mai nulla di buono con lui. Quante volte è morto? No, vabbè, tipo 4. Cioè, mi odia, mi odia. Non so qui quanto morire incida sulla friendship. Secondo me non dovrebbe, perché in questo gioco si muore troppo spesso. Cioè, i Pokémon muoiono davvero troppo spesso. Oh no. Non sapevo che tu avessi Energy Ball. Eh sì. Questa coverage. Ok. Tra l'altro, bella coverage. E lui non è un attacker speciale, in teoria. A differenza della sorella Gardevoir, Gallade è fisico. Ed è psicolotta. Incide, dicono. Anche in questo gioco incide. Non l'avrei fatto. Se fossi stato in Game Freak, sinceramente non l'avrei fatto. Però gioco loro. Mi dispiace, Golbat, è il tuo momento. Noi stiamo vivendo tipo tutto leggende Pokémon Arceus con colonne sonore personalizzate prese da altri giochi. Perché nella blind run continuo a fare commenti del tipo: qui ci sarebbe stata bene questa musica. E in veteran le sto mettendo davvero. Fantastico, così si fa. Non posso fallire, Golbat, mi dispiace. Ammazza, Golbat è salvo. Golbat è salvo, incredibile. Molto bene. Ha dormito due turni. Avrà soddisfazione. Dai, su, mio. Eeeh.
Te ti ho già. Au. Il vero indovinello è ritrovare la strada, ragazzi. Golbat può evolversi? Oh mio Dio, l'abbiamo evocata questa cosa. Davvero, ragazzi? Aspetta che sto impazzendo. Oh, it is time! Mi vuole bene! Sì! Mamma mia! Evviva il bene! Joel torna! Shiny! Questo lo percepisco come un affronto. Però va bene. Insomma. È malato. È malato? In che senso? È vagamente scolorito con le ali verdi. Ah, sì, vabbè. È come una come pianta malata. Come tutti gli shiny. Mamma mia, ragazzi, che professorata che ho fatto. Cosa è successo? Niente, ho fatto una merdata in realtà. Catturato Gallade. Vai, vai. Perché riesci sempre a raggiungermi? Il gioco, finisce subito. Che noia. Ah, allora ti diverti, eh? Io ho poteri di chiaroveggenza. Lo sapevi, no? In una premonizione ho visto te che planavi nel cielo in groppa a Braviari. Sarà proprio vero? E lo chiedi a me. Queste risposte aggressivissime. Beh, Mira potere... è incazzata sempre di più. Non ho il potere di influenzare il futuro, ma una cosa è certa. Volare con Braviari... Braviari, non è mica tanto facile. Se ci tieni tanto a volare, dimostrami di essere così forte da meritarlo. Ci stai? Volentieri. Abbiamo avuto i palloncini con... i palloncini con... con cosa? Basque Legion. Ma voglio i palloncini con Braviari. Preparati. Oh, cosa? No! No, no! No, no! Tutti morti! Ti toccherà affrontare Reperior! Magmortar... No, aspetta! Ciotto Matte! Kudasai! Ma scusa! Ma ogni volta nel gioco ti dicono... Sei sicuro? È il momento giusto? Vuoi fare? Proprio convinto? No! Questa... chiaroveggenza! Va bene. Ah, me lo ha chiesto! Ho spammato... Ah, me l'ha chiesto. Cosa sta facendo, Rapid? Me l'ha chiesto? Ah, fuga. È un rotal. Me l'ha chiesto, ragazzi. Me l'ha chiesto. E io qui sono... Cioè, io qua non ho mai craftato un tubo di nulla. Bene. D'accordo. Ho tipo quattro... Quanti turni hanno prima di me? Tutti. Tanti. E va bene, ok. Va bene. Non è morto. Oh, si guarda intorno. Sono mosse stupide. No, fermo, Reperior! Crobat, sei evoluto ormai, quindi ti attacchi proprio. Allora, dovresti essere veloce, lo sai, bastardo. Vabbè. No, che cazzo fai? Io avevo appena... Cioè, io ho il party da Pokédex decimato per il Galead. Tecnica rapida, ne avevi bisogno di fare buon'onda? O di fare tuono? Fulmine? Tuono pugno? Di fare qualunque cosa? Ah, c'era Frana per coprirti, scusami. Va bene. Che dire? Io non ho Pokémon forti, ho Pokémon... questa boss fight è una delle più fastidiose, in verità, se non hai Pokémon giusti. Vabbè, sì, basta avere un party normale. Senso... se non meno mato. Stai calmo! Ho perso. Ma Clevor non è roccia? Perché Frana è roccia con Leottero. Quindi gli fa per uno.
No, è fatto roccia, super efficace. Roccia non resiste roccia. Ah, ecco, hai perso, cioè, la sfida. Gli fa per due, perché su roccia fa per uno, questo, cioè, intendevo dire, è capito? È il momento di fare una cosa alla bimba. Ah, ti ha trebbiato perché non avevi abbastanza Pokémon. Vabbè, sì, avevo tre Pokémon vivi di livello 40. Allora, adesso. Allora noi ce la vibiamo un attimo. Adesso ve lo faccio vedere fare cose. Ma poi metterò in ordine a tempo debito. Allora, vediamo un po'. Ah, peccato che non li ho più messi in ordine. Vabbè, vediamo. Allora, Magmortal, vieni qua. Bravo. Ok, abbiamo Magmortal coperto. Poi abbiamo... Ah, Riperior, certo. Andrà bene anche lui. E poi chi altro? Ah, Electrivire. Oh, cuccio. Quasi. Vieni da papà. Avevamo... Oh, anch'io Electrivire, mi pare di livello altissimo. No, non ho più messo in ordine nulla. Guarda. No, basta, non posso essere così. Ecco lui, volevo. Lui cercavo. Va bene. E poi ci rimettiamo. Golem ha fatto il Pokédex. Yes. A posto. A posto. Ci sta. Poverino, lo starter, devo allenarlo di più. È rimasto abbandonato. Tanto carino. Sì, ne ho presi 5, non si sa mai. Poi magari si trova... sì, ho lasciato un posto libero perché comunque poi questi li riporto a casa. Non è che gioco con i mostri. Voglio soltanto far divertire Wasabi. Gli facciamo un bello scontro piccante e via. Noi stiamo insultando... Che stai facendo? Stiamo facendo muro a Rhyperior, facendolo sentire una nullità. Oh no. Voglio vedere se arriva a usare scontro, ragazzi. Cioè, neanche se mi prega riesce a ammazzarmi. Ah sì, però potevo mettere Gagliate, è vero. Per il Pokédex. Ma poi lo faccio, poi lo faccio. Mi farò un party normale, anche se ormai... Sento questa l'ultima mappa. Ancora qualcosina c'è da fare, non preoccuparti. Le sfide non sono finite. No, ma anzi, da quello che mi hai raccontato devono arrivare. Bravo. Mamma mia, dai!
Quanto è lontano! Gallade. Eccoci! Vai, ti aspettiamo. Ma non c'è niente da aspettare, questa sarà una violazione proprio di quello che potrebbe essere qualunque raccordo. Ma cosa hai preso? 7 alfa? Sì. Yeah, you're gonna pay for this. Esatto. Sai che questa in realtà è una citazione a un... Ah beh, Gliscor 77 e via proprio. Questa è una citazione in realtà a un trittico mancato. In prima generazione Electabuzz e Magmar dovevano essere un trio di Oni con un Oni ghiaccio che non è mai stato creato perché non ha superato i check iniziali, diciamo, di qualità del design, ed è stato poi, credo, infine sostituito da Jinx, che però non c'entra niente con il concetto di Oni. Infatti. E quindi qui hanno reinterpretato come terzo Oni Rhyperior. Ah, ok, carino però. Bravo, ottima mossa contro Gliscor. L'hai distrutto. Aspetta, cambiamo Pokémon. Non sto cercando di sottrarmi, sto cercando di mettere in pole un livello 69. Beh, il Pokédex si completa anche per questo. Guarda quanto è grosso. Mamma mia, un insetto! Idropompa potente. Oh, perfetto. Adesso mi arresteranno. Madonna, un iperraggio d'acqua. Ti sei divertito? Oh no, si è messa le mani sulla faccia, lei, sconvolta. Ecco qua, anche tu cattivissimo. Ecco, fine dell'inseguimento della sfida. Me la sto immaginando in lacrime, ovviamente. Hai vinto tu. Devi, fai bene. Ah, peccato però che Bravieri voglia conoscerti un po' meglio. Avanti, inseguimi fino in cima. Ti inseguo. Vediamo. Sto facendo il DJ oggi, scoppia, ragazzi, mi sto anche divertendo. Vuoi fare una sfida con i palloncini? Madonna, a me mi sono divertito tantissimo a fare le sfide con i palloncini. Molto bene, Mike, molto bene. Oh no! Molto bene, sì, tranquillo. Questo si chiama Zaffa Chocobo. Allora. A te l'onore di mettere alla prova la forza di mira. Non ti conviene. Ah, ma veramente? Va bene, che onore. Vai. Oh no, ora mi sento in colpa però. Beh, che dire. Cambiamo Pokémon, mettiamo... Blissey, no. Non importa. La story mode. Telerei. Cazzo, ci sta bene. Bravo, sono orgoglioso di te. Non sei neanche riuscito a sconfiggere, mi dispiace. Bene. Accipicchiola! Ha perso, che rabbia! Comunque, credo sia Accipicchiola. Sì, giustamente, esatto. Però Accipicchiola mi piace. E dopo goccia, acciaio lì. Giocare a guardia la ghioccia è stato uno spasso, quindi me ne posso tornare a casa. Scherzavo. Dai, suoniamo il flauto insieme. Va bene. Per un attimo pensavo che non fosse un dialogo di lei, ma Mike che aveva deciso di farsi bannare il canale. Dai, suoniamo il flauto insieme. Detto, ma che sta dicendo? O anche un personaggio femminile. Guardalo, innamoratissimo. Ha imparato la melodia che hai appena suonato.
Che è sempre la stessa che faceva Wasabi, quindi vabbè. Oh, una lastra. Buono, lastracielo. Da leggere. Assolutamente. Grazie, Wasabi. Poverino, lui c'ha un freddo. Di niente. Tanto credo che si diverta a svolazzare qua e là con Mira. Beh, meglio così allora. È una buona premessa per un mondo in cui esseri umani e Pokémon si sostengono a vicenda. Chissà perché i fulmini... bravo. Nello squarcio spazio-temporale fanno perdere il controllo ai Pokémon regale. Sarà perché il sommo sinno è in collera? O è un modo per metterci alla prova? Se si tratta di una prova, allora lo squarcio dovrebbe richiudersi dopo che avremo placato Avalug. No, è l'ultimo ancora in collera. È strano però. Che si sta dando... Che chi si sta dando più da fare per questa presunta prova non siamo noi abitanti di Hisui, ma tu, un membro del Team Galassia. Che fai? Ti dai aria da cervellone? E da quanto in qua hai un cervello? Ma che vedi il becco tu? Spingila. Ho il presentimento che i tempi stiano cambiando. Tutto qui. Comunque che team di merda il diamante. Pieno di gente testa di cazzo. Cioè Melio. Sì, sì. Tremendi. Esatto, e a provocare questi cambiamenti sei tu. Ma è per questo che Damon è così stressato. Sì, esatto, poverino. In altre parole, sento che seguendoti un giorno potrò incontrare il sommo sinno. Questi discorsi di Damon sono interessanti? Ho una barba lunga 3 km? Chissà, Mamma mia. Mamma mia. Comunque, Mira, è ora di volare via. Da un posto alto come questo puoi portarti ovunque e farti atterrare dove vuoi. Ehi, non nasconderti di andare a raccogliere il ghiaccio perenne. Alla fine è per quello che hai bisogno di braviari, no? Ok. Evviva! Texture dell'acqua, sì! Ok, quelli che non che hanno vedi migliorato. Laggiù sono i blocchi d'Avalug. Allora vai, prova l'ebbrezza di volare con... il gelo. E quando vuoi tornare a terra, digli di iniziare la discesa e scenderà giù in picchiata. Ok, fighissimo. Ok, ti permette di alzarti in cielo e di esplorare la zona in volo. Ah, perfetto, possiamo evitare di romperci le ginocchia come in passato. Esatto. Quindi se adesso io... Prego Dio che funzioni. Guarda, prima... Ok, prima esploriamo. Ma ci sono due cose da controllare prima, scusa. Bravissimo, giriamo, cioè, giriamo. Non solo giri a... È riuscito normale questo? No. E non solo dobbiamo girare. Se per caso ogni qualvolta abbiamo aperto una principale porta, si è tolto un sigillo di quella in basso, ora potremmo andare in basso. Erano tre. E abbiamo fatto di tre puzzle mnemonici. Ah, la porta quella all'inizio. Sì. Sì, sì. Ecco. Ma quanta roba. Proviamo. Ricordati che c'è anche la lastra da leggere. Sì, sì. Ma infatti era parte della mia lista mentale. Qui? Purtroppo il nulla assoluto. Anch'io ci sono rimasto un po' così. Però pensavo di aver sgamato la vita, tipo, quando l'ho trovato. Sì, infatti. Bello che si vedano finalmente le sfere. Sì, vabbè. Le semisfere come sono fatte, non soltanto estrusioni ma appunto parti della costruzione, che tra l'altro hanno lo stesso design della porta, hanno anche lo spostamento dell'elisse lì, bello. E vediamo un po' che c'è qua sotto. Questa non è l'uscita base, no? Ok. Ok. La mancanza di suoni è voluta. Sì, è lo stesso percorso che abbiamo già fatto, ma non è lo stesso... Ma non era... Cioè, ci sono due entrate o sbaglio? Nel tempio? No, ce n'è una sola. Ah, e allora sola, totale sola. Ok, andiamo giù. Noi siamo usciti guardando direttamente Wasabi. Vabbè.
Ok. Andiamo, andiamo. Forza. Andiamo giù. Esatto. Oh mamma mia. Santa pazienza. Sti Zubat di merda, sti poio. Esatto, quello è il giù che stavi cercando. Esatto. Oh oh. Quindi questi tre. The princess is in another castle. Esatto, peccato, ok. Sì, questi tre sigilli sono qualcos'altro. Ok. E chissà se qualcuno ce ne parlerà. Credo di sì. Forse non è ancora il momento. No, è perché magari è una delle quest da sbloccare se fai che tutte le questa altre. Porta qualcosa ricorda anche a me. Però cosa? Beh, è ovvio. Cioè, nel senso, sì, è chiaro, nel senso, sono sei gli occhi. È quello, però... Però... mi chiedo chi abbia consapevolezza di tale... Cioè, in questo mondo, no? Dove non c'è stata archeologia o ricerca, noi dovremmo essere scopritori. Beh, hai ragione. 100%, giusto. Se lì c'è Reggie Gigas, nessuno lo sa. In teoria perché no. Loro sono i Suiani falsi, tra mille virgolette, o veri, ma comunque non sono Sinnoiani. Allora, i casi sono... erano due. Uno era il puzzle, si lega al fatto però che devi sbloccare i tre enigmi e ciascuno accende un occhio o cosa del genere. Oppure, come al solito, devi catturare gli altri, ognuna volta che ne catturi uno... Vabbè, oppure non è che si accende qualcosa. Cioè, se li hai tutti, vai a udienza con... Però i regi... Qui? Se non li abbiamo trovati qui dentro... Vabbè, ma vedremo, vedremo. Vai pure di nuovo sul P. Ecco, bravissimo. Che bello! Come vedi, non è un volo, è un... è la paravela di Breath of the Wild, ok? Sì. La stessa cosa, è il turbine di Revali, per capirci. Perché c'è la spintina iniziale e poi finisce lì. Quindi non puoi salire. Non puoi mai salire. Puoi andare in picchiata con Y. Sì. Oppure B, che è una corsa, diciamo, è un aumento di velocità, ma comunque ti spinge verso il basso. Se rientri nel tempio, sì. Ti faccio vedere una cosa. Rientra nel tempio e vai... anzi, non farlo, okay, non rientrare, okay, guarda okay, il mio schermo direttamente. Assolutamente. Così ti faccio vedere, diciamo, come puoi weirdirrare con Breviary, ok? Oh, sì! Diciamo, sì, sì. Anche Breviary ti permette di fare una cosa non proprio intendendissima, secondo me. Ok, 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 ok. E adesso la vedrai. Eccoci qua. Potevano metterlo un teleport alla cima. Sì. Un volino, cioè devi fare tutta questa strada. Ok. Ah, ce la possiamo fare? Ce la possiamo fare? Ok, siamo arrivati. Siccome tu voli, uh-huh, e quando appunto premi su Breviary ti dai lo slancio iniziale, sì, la prima cosa che puoi fare è questa, no? Per cadere da altezze senza farti male e continuare a breviarare finché non vai a terra, certo, ok? Uh-huh. La seconda cosa è fottere posti come questo. Vedi che tu così, in teoria, dovresti farcela ad arrivare fino in su. Ma fai questo e guarda dove puoi arrivare. È vero, perché poi tranquillamente hai... alla cima. Qui non dovresti starci, ma puoi farlo tranquillamente, perché appunto se continui ad andare su Breviary, lui ascende. Ascende esattamente. E a questo che punto figata. Possiamo fare le cose, Chad. Vado, ragazzi, è il mio momento. Mi spiace. Devo tornare al mio pianeta. Hanno bisogno di me. Mamma mia, ho sentito il brivido. Andiamo. Ok. Bene.
Lastra, se vuoi. Ti faccio i ricordini. No, è che si è aperto un universo adesso. Eh certo. E infatti poi decidi tu dove andare. Minchia. Vabbè. Adesso abbiamo tutte le mount. Porca miseria. Allora. Lastra, cielo. L'essere originario racchiuse frammenti del proprio potere nella roccia e li pose nella terra. Di che parla? Delle lastre. Però non sono rocce. No, è vero, le lastre non sono di roccia, sta parlando... Ho capito. Ma quindi... No, aspetta. Ma questa è una cosa gigante! Già. Perché praticamente è un retcon, un'aggiunta, perché in realtà è strano che non se ne parli in Diamante e Perla, però è fighissimo perché lui ha fatto di Alga Palkia, no? Mm-hmm. I tre dello spirito e i regi. E tu credi che sia un legame con i regi? Allora, l'essere originario racchiuse frammenti del proprio potere nella roccia e li pose nella terra. Sì, sì, perché lui ha il potere degli elementi e ha dato vita a dei Pokémon che generassero i Pokémon che avrebbero poi creato i continenti e fatto cose. Nel senso che racchiuse frammenti del proprio potere nella roccia. Però il fatto che roccia è molto limitativo. È molto limitante, perché non doveva dire roccia. Sì, vero che ce n'è uno, un regge di roccia. Solo uno. Avrebbe dovuto dire... Nel creato. È strana, è una frase che fai bene a cercare di interpretare, perché non sai niente di questa roba. L'essere originario racchiuse frammenti del proprio potere nella roccia. E li pose nella terra. L'unica cosa che mi viene in mente, infatti, è questo, per dirti, no? Quando nei giochi Pokémon troviamo la pietra focaia, la pietra idra e così via, non sono nella terra. Ma io non sappiamo come sono trovate, quindi non... Veramente il proprio potere. L'essere originario, tra l'altro. Bravo, ottima osservazione. Fate questo. Comunque, la terra c'era già. C'era già, quindi, stato un certo passaggio di forze, una certa battaglia, chiamiamola così, e forse anche un'involuzione. Quindi, comunque, non siamo nell'origine di tutto post-uovo, contemporaneo al nulla. Però il potere dell'essere originario, in questo caso, io lo legherei agli elementi, perché dovrebbe aver già perso quello onnipotente, quello assoluto. Non dovrebbe più essere quell'essere originario. E li pose nella terra. Li pose nella terra. In giapponese è quell'essere condensò i frammenti del suo potere in sfere che seppellì sotto le terre. O nella terra, ecco. In sfere. Sfere. What? Sfere. In Pokémon sfere. 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 Le sfere in Pokémon, a parte qualche strumento sparso. Ti ricordo che, questa è una cosa che devo ricordarti, Dialga e Palkia vengono con delle sfere. Adamasfera e Splendisfera. E la Grigiosfera invece è quella di Giratina. Ok, però contemporaneamente, scusa, se li hai cioè... Sono d'accordo, non penso che si riferisca a quelle sfere. Nemmeno io. Lo stavi dicendo, sì. Nemmeno io, perché cioè... È come se il potere di Arceus fosse effettivamente in... O creature o oggetti che non conosciamo. Allora. Ti dico una cazzata. Ok, sono pronto.
Io non so se stai trattenendo una risposta, ma se non lo stai facendo, o comunque in generale io ti dico una cazzata. È una roba... Vabbè. Però la diciamo. Anche perché va contro ciò che abbiamo scoperto di Giratina, quindi... Vabbè. E se... il essere originario avesse, almeno in quel momento, creato delle fondamenta molto lontane affinché poi lo sviluppo dell'essere umano avrebbe portato la specie a trovare quelle sfere e quelle sfere avessero avuto un potere che poi sarebbe diventato quello delle Pokéball? Cioè se avesse lui, Arceus, o chi per lui, prima che diventasse tale, creato delle sfere per controllare i Pokémon e le avesse messe sul creato, creando quindi una vera origine dello strumento e un effettivo starting point. Però il fatto è che Arceus non sembra voler mai, sì, che l'essere umano abbia un rapporto, men che mai un controllo sulle creature. Quindi... Allora, non posso darti una risposta perché non so neanche se c'è. Mm. Diciamo che se così fosse, al di là della volontà di taluno di creare delle rocce che portano poi allo sviluppo di Pokéball, credo che tu stia cercando di spiegarti le Pokéball dell'eroe. Sì. Sì, cioè le Pokéball precedenti a quelle ingegneristiche. Perché tu sai che l'eroe aveva addosso 6 Pokéball. Sì. Però erano strane, erano di... Erano rosso, strane strano. E comunque erano antecedenti alla scoperta delle Pokéball che, di, allora, che discutono. Porca quelle. Miseria. Porca è. Esatto, io stavo cercando di creare un disegno. Non lo so. Però o è così o è altro e non c'entra niente. Delle sfere che mise nella Terra. Quindi non sono neanche... i cocci, quelli che sono carini, sono dallo no, futuro. No, questo te lo assicuro. Anche perché... le lastre, se proprio, sono vetrose. Ma infatti... Non di roccia, proprio no. Nella roccia. Comunque, metti in tasca quello che hai detto, ok? Sì. Non si sa mai. Metti in tasca quello che hai detto. Rocce, Pokéball, metti in tasca. Poi vedremo. Ok. Adesso, ottimo. Istintivamente, la prima cosa che farei... è correre verso i laghi, tipo questo. Vai, andiamoci, perché no? L'ho fatto anch'io. It is time! Beh, io in realtà l'ho fatto con Basque Legion, quando si poteva già fare. Beh, certo, è ovvio quello che avrei fatto io in blind. Allora. Sì. Bravissimo, hai già masterato la planata stronza. Eccoci. Cosa noti? Allora, a parte delle texture agghiaccianti, cioè dei modelli poligonali agghiaccianti. Sì, sono con 25, le punte. Sono 25 poligoni. Qui. Quello che noto qui è che... Fuck. Non c'è entrata. Hai capito cosa hanno fatto le bombe del Galassia? Non c'è entrata. L'entrata... è evidente che l'abbiano creata loro non solo per svuotare i laghi, a meno che il personaggio, il nostro personaggio intendo, non troverà il modo di aprire. Ma il modo di aprire lo troverà solo attraverso l'aiuto degli altri due, forse. Cioè, come se questa fosse l'ultima da sbloccare... mentre le altre, che abbiamo già visto, erano aperte. Una sicuramente, quella del primo era aperta, non lo ricordo. Quella del primo lago? Credo di sì. Che abbiamo trovato oggi, cioè che abbiamo trovato in Arceus? Credo. E poi controlliamo allora. Va bene, esatto. Certo. Anche perché ora dobbiamo fare il backtracking verso l'isola. Bravissimo, sconosciuta. Quella che sta quella... nel mezzo. Però guarda, vedi, proprio... è questa l'entrata. È la Damasfera. Che paura, è passata un'analisi. Oi, vera, Snizzler, ok. Ah, pensavi, entra dentro l'antro leggendario. Esatto. Ok.
Certo che... Che cazzo? Beh, io sto zoomando proprio for the sake of... Che cazzo of... è sta roba? Ma non lo so. Ma com'è possibile? Cazzo. Brutto Elden Ring, ragazzi. Cioè, ma che cazzo è? Madonna. Vabbè, allora... A questo punto... Io farei un backtracking, però farei un backtracking sinergico. Se tu mi dici che non succede qualcosa di bloccante, a questo punto Avalug ci aspetta, no? Allora, non blocchiamo nulla se andiamo da Avalug adesso. Noi possiamo fare... Noi dobbiamo fare un giro di ursalune pazze che non si sa mai, ma ovviamente... Ovviamente. Cioè, finendo la mappa che non credo... la si sia esplorata tutta, apri un po'. No, allora, sì, nel giro è esplorata, però solo a causa di alcuni zigzag. Ecco, se non sbaglio abbiamo trovato due poesie qui, io e te. Sì, solo due. Ne mancheranno una o due altre. Ecco, e quindi va bene, però se vuoi andare andiamo... Sono indeciso, mi piace l'idea della boss fight, però... Come vuoi, non blocchi niente, l'avventura è tua. Allora, l'ordine è irrilevante. Dopo aver fatto il dungeon, a questo punto io punterei prima a fare l'ursalunaggio pazzo, poi Avalug e poi backtracking. Ok, l'unica cosa che ti chiedo è dedichiamo del poco tempo, ma facciamolo, alle subquest di questa mappa, perché non credo tu abbia sbloccato la seconda base. Ma magari, ma le subquest sono sempre un piacere. Allora, vediamo un po'. Qui! Intanto l'ursa luna che hai fatto, perché ti ricordi che ti ho guidato io la prima volta, cioè alla seconda poesia. Quindi se apri la mappa ti dico esattamente dove sono. Appena hai fatto il dialogo, non preoccuparti. Tu sei un membro della squadra di ricerca, giusto? Etaria. Ho sentito dire che state studiando i Pokémon per creare una sorta di enciclopedia. Ciò vuol dire che le vostre ricerche includono il mio amato Bergmite, giusto? Certo. Mi sta bene per niente. Andrà a finire che ne saprai più di me. Ok, studia. Sono convinto di saperne più di tutti su Bergmite. D'altronde lo adoro. Chiaramente è una prova di conoscenza. Quando completerai la sua pagina del Pokédex, vieni a mostrarmela. Ti farò un favore e controllerò che sia tutto giusto. Non mi ricordo se l'ho già fatto. Vediamo un po'. Hai completato? Sì. Oh, che faccio? Vorrei leggerla, ma se me ne pentissi? Ma che dico? Devo guardarla. Interessante. Sul serio? Chi l'avrebbe mai detto? Mi ha piacevolmente sorpresa il fatto che tu abbia misurato l'altezza e il peso. Minchia. Da questa pagina traspaiono l'impegno e la passione che ci hai messo e chissà poi quanti Bergmite avrei incontrato per completarla. Ma purtroppo per te sapevo già tutto quello che c'è scritto. Ma certo, noi ci crediamo. Non sto mentendo! Te l'ho detto che sono la più grande esperta, non c'è nulla di cui stupirsi. Ho davvero apprezzato la pagina del Pokédex che hai creato. L'hai completata, è vero, ma vorrei che continuassi a studiarli in futuro. Va bene, ok. Pietra impegno. Ok, d'accordo. Quindi non sei tu che mi dai il... Ok, ho aperto la mano. No. Allora, guarda, non so se ti sei segnato dove abbiamo trovato le poesie. Nel caso... No. Perché almeno non ti faccio ursalunare dove hai già ursalunato e scegli tu dove ursalunare... Okay. Nel resto della mappa. Allora, la prima poesia praticamente sopra la subquest blu che vedi. Ok, qui. Esatto, a sinistra, esatto. A sinistra della subquest, okay. Esatto, lì, più o meno lì, diciamo, hai già fatto. E poi, guarda la quest invece principale. A destra, vai un poco in basso, lì hai trovato l'altra. Okay? Ok, quindi dobbiamo controllare ovunque. Specialmente Pendio Valanga, Arena dell'Iceberg. Bravissimo, esatto, bravissimo. E anche il lago non abbiamo controllato, eh? Esatto. Tutta è la un zona posto del molto sospetto. Minchia. Allora, andiamo a fare la quest laggiù. Ok. Perfetto. Mai sbagliare tasto, via. Andiamo a questare. Ah, praticamente B è schiantarsi con stile. Ok. Ah, eccolo il campo. Io sarei anche pronto per mettere su una nuova base, ma dov'è finito Eishiro della squadra edile? Bastardo. Gli avevo detto chiaramente di trovarci ai piedi della cascata dei ghiacci candidi. Mi sembra il tipo da perdersi facilmente. Non è che potresti farmi un favore e andare a cercarlo?
No, non mi va. Io ed Eshiro saremmo dovuti incontrare i piedi della cascata, ma non mi sembra il tipo da perdere facilmente. Oh no, Eshiro. Ma qui c'è tutto il resto. Qui abbiamo tantissimo da... Allora, vabbè, prima andiamo a salvare Eshiro che si sarà incastrato nella grotta. No, non è vero, Maria. Vediamo. Cosa c'è qui? Una grotta di merda. Madonna santa, ragazzi. Sulla stessa console su cui esiste Breath of the Wild. Allora. Sì, sì, sì. Ma infatti secondo me non è un caso che abbiamo fatto vedere le grotte nel trailer di Scarlet e Violet. Che sì. Sembrano delle grotte. Vabbè, voliamo e cerchiamo l'amico perso. Allora. Questa draw distance. Ammetto di avere qualche dubbio. Su cosa? Su trovare Eshiro. No, 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 lo vedi, lo vedi. Ok. Eccolo. Vi siete persi. Vi unisco. Eh sì, bravi. Ok, me ne approfitto per fare il giro. Ok. Allora. Sì. Fai il tuo dovere. Completato. Perfetto. Benissimo. E abbiamo sbloccato la base. Se non sbaglio c'è un'altra questina. Ok. Che freddo, eh? Sì. Sono Pokémon, hanno gli elementi dentro. Ah, eccola. Fa così freddo che non mi sento più le dita. Ma come si fa a lavorare in queste condizioni? Ha ragione. Voglio aumentare il mio rango membro, ma prima dovrei aumentare la mia temperatura. Potresti darmi un Pokémon di tipo fuoco? Ah, certo. Va bene. Ti do un Ricorda mega Ricorda che alpha. Glielo dai, eh. Cioè, nel senso forever. Beccati sto Rapidash Alpha. Merda, sei un Chad, cazzo, glielo stai regalando. Esatto. Mamma mia. Che Chad. Guarda quanto è grosso. Guarda. È Ma enorme. Non era così. Ma non era così grosso. È veramente grande. È veramente grande, Mike. Sono contento perché spero che queste parole nostre vengano decontestualizzate in quanti più video freebootati possibili. No, è importante. È importante, specialmente con quel tono. È enorme. Accidenti, ma ho un'aria formidabile! Con l'aiuto di un Pokémon Alpha, il freddo sarà solo un brutto ricordo. Oh, che bella questa cosa. Va bene. Cosa? Ecco. Sì, è un, è un camion, ragazzi. Ok, time to go. A posto, volevo fartela sbloccare così hai un teleporto aggiuntivo. Fantastico. Ok, adesso prima andiamo a sud-ovest e poi andiamo alla caverna. Vago, vediamo. Facciamo il giretto. Sì, guidami tu, dove vuoi andare? Sud-ovest? Oh, sì, ora all'arena dell'iceberg. Allora. Dai. Ok, qua. È sotterraneo? Sì. C'è diversa roba sotterranea in questo postaccio. Sì, perché... Cavolo.
bastardo questo. Allora. Ci sei? Sì, 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 ho dovuto rispondere a un messaggio. Ah, ok, pensavo ti fossi frizzato, perdonami. Figurati. Si scrive Rapidash, si legge Nazione del Fuoco. Sono molto d'accordo. Allora. Molto bene. Allora. No, qua non credo ci sarà granché. Se verso la zona del boss, quindi... Stavo morendo, amici. Stavo proprio facendo il decedo. Quella è una ottima arena. Vediamo un po'. Dai. Ok. Ciottolo. Morte. No, ragazzi, rispondo a tutti qui. Non si sa e non credo che esista il significato dei geroglifici che si trovano in questo gioco. Non è un significato, è un messaggio astratto che ti fa capire i Pokémon importanti. Per ora, poi... Sì. We'll see. Ok. Sempre verso sud-est. E sud-ovest. Ok. Altro odorino. Credo sia questo il caso, infatti. Però questa è una grotta, quindi... Merda. Ehi, un alfa! Ah, siamo nella stessa grotta. Ah, sì, 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 sì. Frostlass. Ma che sta forti questi. Frostlass è un Pokémon molto utile. Perché è veloce, fa male. Allora, si è tosta. Lei è basata sulla Yuki-On. Yokai del ghiaccio. Yuki-On. Minchia, l'ho rubata questa cattura, ragazzi. Ok. Perché con la Ultra Ball, vabbè. Eccola. Fa male la Borella, Mamma mia, la stavo aspettando. Tra l'altro la Bora di Frostlass fa particolarmente male. Madonna, quanto è comodo Breviary, mi è mancato in questa run. È già poco efficace, dai, non vendiamo il quel... Ok. È giusto. E ora...
no, non doveva farmi questo. Hai fatto del male fisico? Sì. Avrei dovuto farla potente. Ok, siamo nei guai fino al collo. Oh no. Sì, perché se non lo addormento non mi fido delle palle, delle ball. Ecco, e non mi sono ancora mai craftato la faccia del rallentarne le azioni. Potrebbe funzionare, dai. Ah, vabbè, ok. Preso? Sì, 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 sì. Bravissimo. Than expected. Ok. Però niente poesie. Forse. Purtroppo no. No, niente. E se volo qui? Posso darti la conferma. Sì, succede questo. Nelle ginocchia. Ok, andiamo verso sud. Ho giocato a Dark Souls, raga. Non avete idea di quello che è appena successo. Cioè tu, loro sì, ma tu no. Dai. Delusissimo. Cos'è successo? Fammi vedere un po' dove sei. Sono qua. Ok, ok. Va bene, va bene. Sto esplorando. Oh ma... Quello è un Garchomp. L'ultima volta ti è andata bene a suon di attacco X, velocità X. Quel Garchomp è il thumbnail dell'ultimo episodio della Blind Run che è uscito. Allora, mi rifaccio il party senza i mostri cheat. Vediamo. Anche io arrivato alla base, ma per fare Dark Souls. Allora, mi tengo soltanto quelli speciali per il Pokédex. Ok. Ti avrò dato o ancora deve rompere le palle con il Pokédex? Io. Non abbiamo bisogno di altro, ragazzi. Certo che è un Garchomp immerso nel ghiaccio, poverino. Vabbè. Allora. No, Clevor, ancora ti odio. Senti, non ti voglio nel party, ok? Clever, potresti gentilmente picchiare un... Aggressivo il ragazzone oggi. Un Pokémon. Sto fluttuando. Va bene. Ok. Oh, che fatto. Poi. Allora, tu via. La Kazan sì, è il nostro addormentatore. Poi il mio vecchio party. Vediamo un po'. Size, bello.
per il Pokédex. Chi altro manca per il Pokédex? Abomasnow, sempre per il Pokédex. Zorua, livello 26. Mi sa che lo porterò, ma poverino. Poi Rufflet. Oh, bel party di schiappe. Tutte pronte per Garchomp. Allora, sono proprio pronto. E... vai a dargli il mangime. Esatto. Allora, vediamo un po' se... sì, infatti questi poracci qua non hanno... Ok, niente. Quindi tecniche potenti. Tecniche rapide. Ok. Rapide. Va bene. Pronto. Prontissimo. Voglio giocare una run tutta così. Stai facendo... Stai giocando Dark Souls. Sì, sì, sì. E fagli backstab. Prima Yad. Dai, palesemente qua una poesia. Non può non esserci. Stiamo in alto. Non si... Oh mio Dio. Dai, un segreto assoluto questo. Ti odio. Ciottolo nero. No, ho sbagliato. Mio Dio. Un Garchomp alfa. Che non ho preso quel turno extra. Cosa? Dimmi tutto. È di livello 85. Lo so, ti ho portato qui non a caso. È il thumbnail della mia ultima. Il mio ultimo episodio della Blind Run. Ragazzi. Sto incazzando. Crocodenti. Ah, beh, con Rogodenti però è un casino. Ti prendi la 4 per. Sì, però secondo me l'ho completamente fottuto con il primo attacco. Quindi volevo solo fargli pochi danni. Beh, ha la status, quindi in teoria... Secondo me è già catturato adesso. Sto semplicemente mandandogli contro povere vittime con... Comunque... l'unico scopo. Devo fare delle ricerche, ma non ironicamente credo di aver deciso la extreme run che faremo su questo gioco. Tutta così, non ironicamente. Tutta così come? Dopo che lo catturi te lo spiego.
Vabbè, diciamo che gli è andata male. È stato meno preoccupante di quanto non temessi. Vai, Rufflet. Spero che tu abbia un turno. Ok. Addio. Entra a far parte del mio party. Beh, dovresti farcela. Minchia. Status più vita rossa. Calli. Pog. Uff. Allora, praticamente io l'ho catturato tirandogli solo qualcosa come 100 palle di fango addosso. Si stunnava ogni tanto, gli tiravo le bolle alle spalle e lui mi attaccava. Cioè, stavo giocando un brutto action, ma lo stavo giocando. Beh, fantastico. Esatto, solo palle di fango e ghicocche bacate. Questo Garchomp non è male, eh. Porca potrebbe miseria. Garchomp alfa. Tecniche potenti viste. Oltraggio. Interessante. Penso che lo metterò nel party al posto di nessuno. Perché ho il party pieno di... Ah no, al posto di Alakazam. Che... Alakazam è fragilino, eh. Sì. Cioè, oddio, anche Garchomp lo è perché ha una debolezza per 4. Però è il ghiaccio, un tipo del cazzo non molto utilizzato. Con Pokémon non tanto pericolosi per tutti gli altri. La cosa forte di Garchomp è questa, se ci pensate. È proprio il fatto che la sua debolezza maggiore sia un typing di merda. Che tutto il resto del team tendenzialmente ti checca. Eccolo. Mamma mia, che mostro. C'era Lucario, è vero. Però devo cercare le... Allora, qui a sud-est, vediamo un po', mi guardo un po' verso cascata tutto gelo, ma... Ho fatto un fail per ora. Stai ancora cercando di Ursa Lunare? Eh sì, esatto. Ero già pronto. Niente. Tu guarda bene anche dall'alto proprio i posti che ti mancano da esplorare. C'è un Crobat che vola. C'è un Crobat che vola, è vero. Ha i suoi bei 2 FPS. Ora. Sì, vabbè. Ora ti raggiungo. Ma sono... abbastanza... una grotta? Ci siamo già stati qua? Bravieri, oh! Bravieri! Ok. Ti ho visto malissimo. Ok. Una grotta. Interessante. Oh. Oh! Ammazza! Sud-est, sud-ovest, grazie. Antica poesia 6. Subito. Quando un Pokémon nacque, la conoscenza dilagò. E di ricchezza il mondo fu intriso. Quando un Pokémon nacque, l'emozione germogliò. E conoscemmo lacrime e riso. Quando un Pokémon nacque, la volontà si formò. E il nostro agire fu deciso. Ok, abbiamo i Pokémon dei Tre Laghi. Esattamente. E abbiamo Eccolo Regigigas. C'è anche Regigigas, esattamente. Ma in realtà, se non sbaglio, Regigigas lo avevamo già visto. Sì, ma anche Giratina. Sì, assolutamente. Darkrai, Giratina. Forse ce n'è uno nuovo per te. Sì, forse l'ultimo in basso a destra. L'ultimo in basso a destra, bravo, sicuramente. Nuovo. Forse anche il primo a sinistra? Forse no, l'avevamo già visto. Forse c'era già. Forse, credo che si chiamasse tipo... lo so... Lunala è quello di Sole e Luna. Sì, no, è Lelia. Però... Lilia. Bravo, Cresselia. Cresselia, grazie. Però non so. L'ultimo, la freccia in basso potrebbe sembrare il viso di Avalug. Però potrebbe anche essere uno dei leggendari. C'è un leggendario tipo di pietra che sembra un folletto.
Di pietra che sembra un folletto. Sì, c'è un leggendario che sembra l'evoluzione di un Pokémon che è dentro un cristallo. Cioè, praticamente... Ah, è DNC. Sì, sì, ok, sì, sì, sì. In realtà è un'alterazione di Carbink. Ah, lo è davvero? DNC è canonicamente un'alterazione speciale di Carbink che è diventato un leggendario. Sì, sì, sì. Buono sì. Sapersi. Figo. Ok. Carina questa poesia. Allora... Sì, è una poesia, diciamo, vecchio stile per probabilmente chi non ha giocato Diamante e Perla. Però... è giusto che ci sia. È giusto. Quindi ci manca da cercare il lago... Esatto. E cos'altro? Forse intorno ai blocchi di Avalug. No, le terme Miraneve ci sono stato. Scala... Ci sei stato, sì, sì. Quindi... Andiamo. E anche il villaggio l'avevamo già esplorato. Sì. Oh, non manca molto, ragazzi. Cavolo. Anche questa mappa è quasi fumata. Hai trovato altri alfa che destavano il tuo sospetto? Volevi catturare qualcos'altro? Sei Lucario? C'era un Lucario, sì. C'era un Lucario che poteva essere interessante. Era vicino dove eri prima. Sì, vicino a Garchomp. Però già che sono vicino al lago. Mm-hmm. E? Stavo per fare la tua stessa fine. Dove ti stai dirigendo? Verso il lago. Ah, verso il lago, pensavo stesse... Già che sono al lago. Sto cercando. Sono anch'io al lago, allora. Ok. Backtracking, tranquilli. Ho un momento magico per farlo fare al ragazzone. Il backtracking. Momento speciale in cui voglio farti visitare di nuovo la landa. Oh, ok. Ok, mi piace questa prospettiva. Goccia. Ultima poesia, bravo. E trovate sette. Tutte. Grande. Fra i candidi ghiacci c'è un lago dove suprema saggezza abbonda. Chi di propria sapienza non è pago si reca ad averne più profonda. Dal Pokémon che ivi ha sua dimora. Ma non è che notizia ne diffonda al resto del mondo. Perché qualora ai quesiti del Pokémon non dia risposta, l'oblio i suoi ricordi divora. Fra i candidi ghiacci pare ci sia un lago che è di un Pokémon rifugio, dove saggezza sprofonda tuttavia. Chi oserà andarci senza indugio? Ah, ok. Ti ricordi qual è il guardiano di questo lago? Ah no, purtroppo non quello. È quello della conoscenza. È Uxie. Certo, ok. Quindi si riferisce chiaramente a lui. Sì, 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 sì. Pensavo che avrebbe fatto una sorta di sunto di tutti. Invece... No, è dedicata solo a lui questa. È dedicata solo a lui e al fatto che probabilmente è un po' come la porta della verità di Fullmetal Alchemist. Cioè, tu puoi chiedere tu. Ha incontrato riuscendo a risolvere i quesiti. Bravo, giustissimo. E che il poeta è talmente bravo che è uno dei pochissimi, se non l'unico, ad aver risolto i quesiti di Uxie e aver mantenuto memoria del loro incontro. Decidendo di non catturarlo. Decidendo di non catturarlo, peraltro. Figo. Anche perché se lo catturi direi che non fai una cosa buona per no, certo. L'ordine del mondo. Ricordiamo cosa ha fatto Cyrus. Esatto. Amico mio, ci sei. Nel senso che sì. Tutti i collectible che volevo farti trovare li hai trovati. Grande. Quindi qui to your heart content. Ok, story mode. Ok. Ma che è?
che figo. Ci sono degli oggetti su queste. Una pietra. Ciao piccolo. Ok. Cosa avevi visto? Ma è rimasta una mia palla di fumo, tipo... Ah! E si vedeva da lontano e ho detto, ragazzi, ho trovato il nuovo Pokémon leggendario mai visto in vita mia. Ah, mi sta chiamando Arceus, finalmente. Ehi, ehi, bro. Ehi, bro. Allora... Non ho capito la correlazione, ma va bene. Pezzo di ghiaccio molto amaro, amato da Avalug, il re delle nevi. Si racconta che sia un frammento del corpo di un Avalug vissuto in tempi remoti. Ok. Wow, eccolo lì. Finalmente ho conquistato la vetta. Oh, ma chi si rivede? Dunque ce l'hai fatta anche tu, eh? Vedo che ti sei procurata il ghiaccio perenne. Mi domando da dove venga il tuo ardente senso del dovere. Cannibalismo. Consegni il ghiaccio perenne a Otis. Tanto di cappello. L'impegno che metti in quello che fai non è certo da tutti. Ho ancora i miei dubbi, ma farò i dovuti preparativi affinché tu possa affrontare Avalug. Raggiungi l'arena dell'iceberg. Mi raccomando, non imitare quello che sto per fare. Un salto da questa altezza richiede un fisico temprato oltre ogni limite. Va bene, chiamiamo l'ambulanza. E delle animazioni soprattutto. Vai all'arena dell'iceberg. Right. Infatti non è saltato, è entrato di solvenza a nero. Mamma mia. Guarda un po'. Qual buon vento, cara Mira. Non puoi immaginare che gioia mi dà incontrare un volto amico sui ghiacci candidi. Ero venuto a consegnare delle danza spaditole, mamma mia, come richiestomi dal signor Otis, e sono riuscito a strappargli delle informazioni su Avalug. Dimmi, ho suscitato il tuo interesse? Sì, certo, sono tutto orecchi. E come potrebbe essere altrimenti? Avalug, come ben sai, è il quinto Pokémon regale di Hisui. Quello che invece non sai è quanto sia incredibilmente sbalorditivo. Stando a quanto mi è stato detto, è in grado di tempestarti con blocchi di ghiaccio. Ma non finisce qui. Pare possa persino scagliare grosse stalattiti e creare cristalli glaciali da terra. Non trovi sia un po' troppo forte? Per la cronaca, gli Avalug dei tempi antichi potevano raggiungere i 30 metri di altezza, figa. Non trovi siano un po' troppo grandi? Cappuccetto rosso. Non temere. Le danza spaditole sono fantastiche per fortificare incredibilmente i muscoli. Forza, ora dirigiti verso l'arena. Però, va bene. Avrei voluto vedere Avalug con i miei occhi, ma considerando quanto è pericoloso... Pazienza. Tolgo il disturbo, che mi sto congelando. Quante Master Ball hai in quella sacca, eh? Allora... Weirdir, mi sei mancato. Io ho un provato po' una a fare Weirdirata pazza. Io ho provato a far evolvere Stuntler, ma vabbè. Beh, guarda. Poi un giorno ne parleremo, okay. Ti giuro che un giorno ne parleremo. Ti do una consolazione, non l'ho mai evoluto io nella mia blind run. O meglio, l'ho evoluto guardando su internet, perché dovevo fare una cosa. Ma alla fine di tutto è tipo l'ultima puntata, ovvero la puntata delle sconfitte. ok, vai. Ok. E così la fermezza con cui persegui i tuoi ideali ha avuto la meglio. O forse il modo in cui vivi, come ti comporti sia con le persone che con i Pokémon ad averti garantito questo privilegio. Sia come sia, per placare Avalug ti serviranno delle sfere zen realizzate con il ghiaccio perenne. So come si preparano e con dei muscoli come i miei saranno pronti in un attimo, vedrai. E prepara col culo, credo.
Ed ecco a te. Procedi pure, se vuoi pragare Avalug. Sappi che ti scaraventerà addosso. Sì. Destrezza. Vado. Ok. Addirittura. Minchia. Ma è un Elder Dragon di costrante. È molto carina sta boss fight. Che cosa carina, guardalo. Come funziona? Carino. Sì, ma non riuscirò mai a dargli la finestra. Ma che bello! Lo facciamo in Dark Souls mode, no? Sì, Pokémon in campo? Assolutamente. Ok, ci sto. Ah, l'ho fatto. Carino. Madonna, ma è Mazinga! Scusa? Iframe! Ci hanno pensato, eh? Sì, sì. Madonna! Ma con quale velocità? Ok. Sta mischiando gli attacchi? Quasi. Deciditi. Ok. Sapevo che mischiava. Stronzetto. Ah, rimangono le spine a terra. Ho perso! Oh. Avevo vinto First Try, le spine a terra, non me le aspettavo! Cavolo. Ci stavo credendo, io non l'ho fatto First Try. Ma guarda, c'era! Oh! Io pensavo che le spine fossero un luogo sicuro dove pensare che non sarebbero arrivate altri attacchi. Dai, again. Ok, guardiamo. Let's go. Mi sentite al solito un po' in ritardo. Non voi, ma i miei. Ma pensa. Ok. Io ho fallito la no hit adesso proprio per le spine. Vedi quelle. Pensa te. Ah, vedi che poi sono aggiunte. Si aggiungono dopo. Sì, bravo. Come ho fatto a non farlo colpire? Non lo so. Ah, ecco. Comunque sto boss è carino. Oh, è un boss, è carinissimo. Ci ha messo 10 minuti a cominciare la prossima. Meno male. Ma infatti.
Se vedi c'è proprio un buchino. Sì, no, lo so, ma l'ho usato first try il buchino, adesso non più. Ecco. Perché se fai il roll, se fai il roll puoi fare anche un colpo. Più DPS. Yeah! Eccole le spine. Guardale. Sozzine proprio. Che vuoi fare? Ah, giusto. Il lanciamissili veloce. Oddio. Ok. Dai. Ci sei. Sì, no. Ora che sappiamo che le spine sono nocive. Non ci rollo sopra apposta. Ah, safe zone. Oh. Allora. Guarda qua, fa anche le spine a tradimento, infatti. Basta, perché loro pensano che tu vai dietro, giustamente. Eh sì. Se non ci andiamo. L'ho mancato. Evviva! Second try. Bella lì. Che brutto. L'astragelo. Te la dà lui proprio. Con le manine. Maestro, non si rattristi così, la prego. No, cerca di capirmi. Non mi aspettavo certo che una ragazzina potesse placare un Pokémon grande e grosso come Avalugh. Mi è caduta dal cielo e sembra avere una forza sovrumana. Non sarà mica una specie di mostro. Non è affatto un mostro, ma una persona gentile, pronta a rischiare la vita pur di placare la collera dei nostri re. Mira, il maestro ha a cuore il Team Perla e crede profondamente nel sommo sinno. Temeva che collaborando con il Team Diamante e con il Team Galassia la nostra fede avrebbe iniziato a vacillare. Ma le cose non possono restare sempre uguali. Perula. È stata Mira a insegnarcelo. Con i Pokémon al proprio fianco, non c'è ostacolo che non possa essere superato. Già. Voglio impegnarmi ancora di più e far diventare il mio Glaceon sempre più forte. E voglio ampliare le mie vedute, aprire i miei orizzonti. Capisco. Sei cambiata. Non sei più quella di prima. Wow. Mira, non deludi mai. Hai placato tutti i Pokémon regale. Scommetto che questo avrà qualche effetto sullo squarcio spazio-temporale. Io aspetterei a esultare, Damon. Anche se a dirla tutta sembrerebbe che lo squarcio si sia rimpicciolito almeno un po'. Lo spero bene. Speriamo che questa sia la volta buona e che da quel benedetto squarcio non escano altri misteriosi fulmini. Ma se anche dovesse succedere, grazie a Mira possiamo star sereni. Già, finché sarà dei nostri, potremo dormire sonni tranquilli. Sai, Perula, è vero che non crediamo nello stesso sommo sinno, ma per quanto mi riguarda, voi del Team Perla siete tipi a posto. Oh, sconvolta. Grazie per il mezzo complimento. Beh, in ogni caso, ora che abbiamo placato il placabile. Oddio, che ne dite di andare da Sorwan? Magari siamo fortunati e riusciamo a strappare un sorriso a quel suo faccione imbronciato. Ok. E ora? Beh, sì, effettivamente possiamo tornare al villaggio. Assolutamente. Ti stai guardando la ciotolina? Sì, stavo qua, esatto. Sono quelle della poesia che abbiamo letto. Mm-hmm. Bene, Villaggiopoli. Dopo un bel po' di tempo. Ah, aspetta. L'hai già... No. Sei già andato? No. Però mi sa che ti teleporta in automatico. Ah, è vero.
Vero, sì. Vediamo se possiamo tornare. Penso di sì. Speriamo. La lastra, in effetti, va a leggere. La lastra e c'è una quest da fare. Vado. Si può fare? Yes. Ok, allora torna. C'è una quest importante che dobbiamo fare. Caro il mio allievo. Ok. È il momento della patente. Guarda! Sì! Allora, lastra. Leggila pure. L'essere originario emana da sé due esseri. Uno del tempo e uno dello spazio. Grazie, lastragelo. Allora. Fa freddo, eh? Perché non riscaldarsi un po' giocando a scoppia palloni? Se vuoi partecipare assieme a un Pokémon, basta che me lo dici. D'altronde lo gestisco io. Ok. Farne scoppiare almeno 30 e... Va bene. Richiesta 79. La penultima delle quest erano 80, dici? Proviamo. Ok. Ok. Vediamo. Oh, madonna santa. Perché mi ha cominciato con Bravieri? No! Fammi riprovare! Perché è cominciato... Ho sbagliato tasto? Ok, mi concentro. Mi ha decollato, scusate ragazzi. Ne ho scoperto uno, sì, certo. Cioè. Amico mio. Che succede? Preparati. Ok. Un po' di olio di gomito. Ma cazzo funziona sta cosa? No. No. No, no. E devo cambiare in tempo reale io? Yes. Distrutto. Ma che ho fatto? Sbagliato tasto, cazzo. Come cazzo plana sto coso? No. No. No, no. Non posso accelerare perché si abbassa se accelero. Esattamente. Devi capire quando accelerare e quando no. Lo farai con un po' di trial and error. Ti dico che questo lo devi fare perfetto per finirli tutti. No. Cioè non devi sbagliare mezzo secondo. No, ne ho perso uno. Vaffanculo. Vabbè, intanto finisci il percorso. Sì. No, ma è fuori di testa! No, ma ragazzi... No! Allora, io ti dico questo, ok? Non ti dico quanti tracce ho messo in blind, ma ti dico che erano le 3 di notte e non sono andato a dormire. Ah. Ok. Quindi this is where it ends. Va bene. Bene, ragazzi. Questa era live. No, vabbè, ma questo è pazzo. Questo è pazzo completo, anche perché volare è orribile. È follia. No, pensavo che lo facesse solo qua. Ma sei stronzo. Lo fa... Ti dico che nell'aggiornamento gratuito ce n'è un'altra. Io l'ho fatta ed è meno difficile di questa, comunque. Non avevo... di cui dubitarne dopo aver visto il percorso.
Vogliamo la sintonia con l'energia divina, esatto. Ok, questa sarà intriguing. Ma che cazzo fai? Stupido Pokémon bastardo. Voglio interrompere la sfida, ma vai a cagare. Volevo smountare, ma non puoi smountare in questa sfida di merda. Io, mio Dio. No. No, è fuori di testa. Ok. Cazzo vuoi col tiro a segno? No, secondo me, ragazzi, l'ultima è meno difficile. Stronzo! Ho fallito nello stesso punto prima. Di Dio. Proviamoci, ragazzi, ma no! Ma come funziona? Merda! Ma come 0 secondi? No, aspetta, come si fa? Ho quasi sicuramente sto sbagliando quando uso Sneasel all'inizio, allora. Perché? Beh, perché se mancano così tanti secondi. Il resto è ok. No, ci saranno momenti in cui devo accelerare di più col bastardello. Può essere. Cioè, sì, fare... deve essere perfetto. Le altre sfide erano normali. Ho pensato, non voglio fermarmi per vedere se lui ha una hitbox gigante sotto, magari ha qualcosa di spesso sopra. No, sopra no. Ha la piuma. Schifoso. Ok. No, ragazzi, non stavo facendo il dito medio a Sabaku, stavo facendo il dito medio a sta merda. Sti Pokémon di merda che si mettono in mezzo. Okay. Sì. Veloce! Forza! Guarda quanto tempo. Bravissimo. Poi il frame rate va a 10 fotogrammi al secondo qua. Che miseria. Vai! Veloce! Sali su sto coso! Ok, qui non si può accelerare.
No, qui perdi quota altrimenti. Lo so, Ma chi li ha messi questi palloncini qua? È lui il vero Dio. Eroe. È stato Dio, esatto. Veloce, ti dico! Oddio. Allora, un po' meno, Un po' meno, un po' meno. Basta. Vai. Basta, non posso più smettere di accelerare. Ne va del karma. Guarda sto stronzo, Oh. Sì. Veloce. Devo salire, forse lì dritto. Poi svirgola lui. Madonna, tutto svirgola in sto gioco. Vai, vai. Forza! Non ci sono mai arrivato qua. No! No! Ma perché? Stupido figlio di puttana! Vabbè, ma è un puzzle qui! Ok. Oh, però mi mancavano 10 secondi. Aspetta, si può fare. Aspetta, 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 si può. Si può fare, si può fare. Ok, we're close. Senti, si può menare questo. Si può, dai uno schiaffo. Alla fine ci dà sua figlia in sposa, te l'ho detto. Ok. Quindi se fai folle la prima parte, l'ultima te la puoi prendere un po' più comoda. Questo è importante. Quindi 50 palloncini. Sì, io ti confermo che l'ho fatto adesso in maniera imperfetta. Ah. Ok. Cioè in realtà qualche errorino te lo concede. Grazie. Grazie Pokémon. Oh. Ah. Ok. Ma era le ragazzi, dita fai questa prova. Non era un porno, era la notifica di Sabago. Ah, tu stai sentendo le mie notifiche? Sì. Hai scoperto la mia tier 3. Ah, beh, bellissimo. Sai cos'è, vero? Certo. Bravissimo. È il Dark Souls. Bravo, ragazzo. Un porno. Mio Dio. Ma sta cosa è terribile. Non Basta. Lasciare mai qua. Fidati non posso. Ah, ok. Sì, sì. Non lascio, appena lascio. Prendi il primo pallone, non lasciare mai B. Ok. Sicuro, sto scendendo parecchio. Fidati di me. Ok. Ok, grande. Salto. Ce l'ho fatta. Ok. Ora, l'ultima parte la faccio calmissimo, tipo velocità nonno. Ora, con calma. Con calma, io non sprinto un cazzo qui. Solo se non sprinto non mi fa le curve. No! 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 Ora tu immaginati un uomo distrutto alle 3:30 di notte. Che fa sta merda. E io che non volevo sprintare per... Minerale duro, te lo tiro nel culo. No, aspetta, no. Palloncini, Peggy 3, Pokémon. La base segreta te l'ho fatta sbloccare per questo. Perché volevo farti fare questa quest. Adoro. È l'ultima del main game. Ah, sì. Ah. Cioè, diciamo, dei palloncini. Certo, ok. Voglio che Breath of the Wild 2 sia tutto così. Cosa? Sfide pazze, incredibili. In Breath of the Wild c'era la sfida del bullying con la... con la neve. Vabbè. Questa parte è così lenta. La calma prima della tempesta, prima della svirgolata incredibile. Ah, ok, ce l'hai fatta. Madonna, quanto ho rischiato. Sì, pensavo avessi fallito.
Mamma mia, veramente ho percepito la morte in quel momento. Appena prendi il primo, sprinta. Ok, vai. Ok. Vai! Sì! Oh, sono così vicini! Ok. Ora è tutta una questione di capire quando sprintare e quando non farlo. Bravo. Esatto. Bravissimo. Oh, quello l'incubo adesso. No! Cosa hai fatto? Perché tra l'altro ti ha calcolato la morte, non so se hai sentito. Sì. Ti ha fatto il suonino della morte. Ok, io sarebbe, posso partire dalla fine per impararla e poi farla tutta precisa? Sì. Io ho fatto così nella sfida del DLC. Cioè? Ho imparato prima l'ultima parte. Ho rushato verso l'ultima parte. Ah. L'ho masterata e poi sono tornato indietro. Smart. Oh no. Smart. Molto smart. Ops. Brain fart. Non importa, non importa. Beh, d'altronde avranno ben pensato che avrebbero dei bambini fatto questa cosa, no? Giusto? Giusto? Quello sguardo vuoto mi perseguita. Guarda quanto cambia la manevolezza, porca miseria. Eh sì. Via! Sembra tutto così appreso ormai. E invece. Let's go. Non svirgolare. Allora. Io! Allora. Abbassati un po'. Non troppo. Abbassati un po'. Non smettere di abbassarti adesso. Don't! E mo? Oh! Sì! Oh! Madonna santa! Ora vado da Crescenzo. Dammi tutti i soldi che hai. Io glielo direi, non. Dammi tutti i soldi che hai adesso. D'accordo? Tre pepite. Neanche uno slot di Crescenzo. È stato più veloce del previsto. Grazie. Io okay. Qui avevo preventivato almeno altri 20 minuti. ma gioco ogni giorno a Elden Ring. Allora. Beh, non credo sia proprio la stessa cosa. Villaggio! Andiamo, adesso possiamo andare. Abbiamo il nostro finale. Bravo, bravo, bravo. Grazie. Ah. Mamma mia. Io ragazzi ci avrò messo, lo vedrete, ci avrò messo qualcosa come 40 minuti a farlo. Ma alle 3:30 di notte. Eh beh. Ero disperato. 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 vabbè. Ancora questo. Set Ultra Ball. Bah, sì. Sì, ma vi è anche un'altra cosa magica. Filo di non si sa cosa. 8000, ma... Filo dell'Unione. Ah, vabbè. Ah, di non si sa cosa. Smart. Vabbè. Mira the Gullible, veramente. Poi questo filo che non si sa che è. Sì, sì. Dammi 8000 poche dollari. Crescenzo, non ho... Tutti i miei soldi non bastano per un tuo slot. Sorwan. Dai.
I Pokémon regali di Isui erano accecati da una collera funesta, ma sono stati placati. E ignoriamo ancora cosa abbia scatenato in loro quella furia, ma è un sollievo che sia passata. Tutto ciò che sappiamo sul tuo conto è che sei precipitata qui da uno squarcio nel cielo. Io non penso sia rispettoso nei confronti dei più piccoli che Arceus non smetta di ripetere questa cosa. Lo sanno anche loro, lo hanno capito. Eppure hai riportato la serenità su questa terra. Da domani la vita tornerà a scorrere normalmente. Rifocillati dalla tovaglia di lino e concediti del meritato riposo. Ricorda, finché il Team Galassia non vivrà in pace e sicurezza a Isui, il lavoro della squadra non può considerarsi concluso. Ah, caro Mr. Rampei, gradiremo i soliti mocci di patate, ma in proporzioni abbondanti, please. E ci porti anche qualche altra prelibatezza, se non le dispiace. Ora che anche Avalug è stato placato, possiamo esplorare Iso in lungo e in largo. Avevo le mie riserve sul placarlo, dato che non aveva causato alcun danno, ma sono lieto che l'esito abbia rasserenato notevolmente gli animi di tutti. Mentre invece Luce parla semplicemente del fatto che si possa andare avanti con le ricerche. Oh, chissà quanti danni avrebbe fatto avrebbero fatto i Pokémon regali in preda alla collera se non fossi piombata qui, Mira. I Pokémon regali sono stati placati, eppure lo squarcio temporale è ancora lì, spazio temporale. Però aspetta, se lo squarcio dovesse chiudersi, Mira non potrebbe più tornare nel suo mondo. Dici? Sarà sufficiente proseguire nelle ricerche per avere una risposta. Inoltre, Mira, immagino che ormai il villaggio Giubilo sia diventato come una seconda casa per te. Sì, seconda. Le difficoltà non sono di certo terminate, cari miei giovani. Rammentate che l'obiettivo della squadra di ricerca è completare il Pokédex. Ecco, Mira, al nostro fianco non ci vorrà molto. Sempre vai. Hey, Mira, che ne dici se ti faccio da assistente? Assistente? Può far bacca! Luca, anche tu sei un eccellente membro della squadra di ricerca. Ma... non lo stavo certo mettendo in dubbio. Per ora riempiamoci la pancia e riposiamoci. Praticamente Laven sa che le ricerche le fa Mira, quindi... Bastardo vive alle nostre alle nostre spalle. Addirittura con onomatopea. Wow. La crisi. Eh già. Esci dall'alloggio e scopri cosa succede. Oh 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 oh. Oh oh. Mira, siamo in guai seri. Beh, ha anche ragione. Lo squarcio spazio-temporale emana una strana energia e il cielo si è tinto di rosso. Il direttore vuole vederti. Beh, dobbiamo andarci, cioè, recati immediatamente nel suo ufficio. Nefasto, decisamente nefasto. È l'unico modo per definire questo cielo. Sorwan, che succede? Non ci avevi convocati per parlare dei Pokémon regali placati? Abbiamo una questione urgente da affrontare. Clevor e gli altri Pokémon regali erano stati colti da un'inspiegabile collera dopo la caduta di strani fulmini. E i fulmini sono caduti nella notte stessa in cui Mira è precipitata dal cielo. Non posso fare a meno di pensare che ci sia una qualche connessione. Chi sei tu? Non lo so, non ho parole, cioè... non ne ho idea. Come non ne ho idea? Vabbè, immaginavo. Ha dimenticato di avere l'amnesia.
Il mio sospetto è che ci sia un nesso tra te, la tua caduta dello squarcio del spazio dentro mare e la collera dei Pokémon regali. Erano già in collera. Ah, no, sono diventati in collera subito. No. Non avrai in realtà placato i Pokémon in collera solo per guadagnarti la nostra fiducia? E se è così, per quale motivo? Qual è il tuo vero fine? Ma bambina. Soruan. Cosa vuoi insinuare? Mira non ha fatto nulla di male. Giusto, tra l'altro non penso proprio che abbia un potere capace di provocare tutto ciò che è successo. Come fate a essere così sicuri che non abbia alcuna responsabilità? Vi ricordo che è giunta Isui precipitando da uno squarcio. Chi ci assicura che non ci stia scelando chi è veramente? Chi può provare la sua buona fede? Ovviamente nessuno. Come potremmo provare che Mira sia al di sopra di ogni sospetto? Ma quello che dici è assurdo, stai chiedendo l'impossibile. Cosa vuoi che faccia Mira allora? Indagare su questo fenomeno anomalo. Ma non dovrà farlo in qualità di membro del Team Galassia, bensì come un'imputata che deve dimostrare la propria innocenza. Nel villaggio Giubilo c'è ancora chi diffida di te per il semplice fatto che sei caduta dal cielo. Beh, c'è anche gente che, vabbè. Per tale motivo non posso ammettere oltre la tua presenza qui. Uff, sei espulsa dal Team Galassia finché non avrai scoperto l'origine di questa calamità, o meglio, finché non avrai dimostrato la tua innocenza riportando la pace a Isui, non potrai rimettere piede al villaggio. Sei senza cuore, come puoi sospettare di Mira? Difenderla non serve, la mia decisione è irrevocabile. Faccio solo ciò che devo in qualità del direttore del Team Galassia. La mia gratitudine per tutto ciò che hai fatto per noi con il tuo grande talento resta immutata. Perciò ti verrà risparmiato l'arresto. Puoi andare. L'arresto preventivo per una bambina. Una bambina per le intenzioni, cioè. Vabbè, lui ha perso la moglie. Eh sì. E probabilmente il villaggio. Spurs. Eh sì. Cosa? Ormai è deciso. Senti la musica. Andiamo. Addirittura ti fanno... No! In Pokémon ti fanno la camminata narrativa. Tragica. Pensavano di cielo. Pensavano di sapienza nero. Sì, no, ma infatti il cielo è palesemente... Molto palesemente riconoscibile con quelle energie. Tra l'altro ha esagoni. Già. Esagoni. Chissà che cos'è. È una bella domanda. Ora che ti bestemmiano perché... addosso intanto. Sì, 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 infatti. È una bella domanda perché non è la stessa energia di Dialga e Palkia. Non abbiamo mai visto quella di Giratina nel mondo materiale. Quindi... No. Le vostre strade si separano qui. Tra l'altro se stai fermo, Selina ti dice tipo da questa parte muoviti. Tuttavia sono stata io ad ammetterlo nella squadra. Per questo la scorterò personalmente alla base della Landa, dove verrà ufficialmente espulsa. Vengo anch'io. Anch'io. Concesso. Siate prudenti. Sta avvenendo questo senza l'utilizzo, l'abuso di poteri particolari come quando accadde con Cyrus. Sì. Il capo questa volta è stato spietato. Te l'aveva ordinato lui di placare tutti i Pokémon regali. E infatti, concordo, non ha scusanti. Sarà anche caduta da quello squarcio, ma ritenerla capace di far diventare rosso il cielo? No, I'm sorry, non lo credo sia possibile. It's intolerable. È antiscientifico. Come uomo di scienza mi opporrò recisamente. Glielo sconsiglio, professore. Difendere Mira potrebbe crearle ulteriori problemi. Non credo che comprerebbe nessuno. Tuttavia, c'è chi non dimentica il tuo coraggio e potrebbe volerti offrire il proprio aiuto. Damone e Perula, ad esempio. Of course, il Team Diamante e il Team Perla potrebbero accoglierti di buon grado. Ma temo che Damone e Perula abbiano già fatto ritorno ai rispettivi insediamenti. Non ho idea dove sia Rizza. Però Rapan dovrebbe essere all'arena del Colosso. Potremmo chiedere a lui. Cerca di non morire là fuori, è un ordine. Hai il compito di eseguire delle ricerche, pertanto verrai equipaggiato a dovere. Le persone possono odiarti o apprezzarti, non è possibile controllare le loro emozioni. L'unica cosa che importa veramente è rimanere se stessi.
Ricordi quando sulla spiaggia origine ti parlai del mio sogno di completare il Pokédex? Well, non posso sperare di realizzarlo senza di te. Poverino. Che si fa? Direi che siamo arrivati al finale. Porca miseria. Voglio solo farti notare una cosa. Prova a combattere contro un selvatico. Okay. Vedo che i biduff non sono cambiati. Adesso ci sarà per sempre questa musica in tutto l'overworld. Che cambia se lotti. Esatto, diventa più bella questa cosa. Questa cosa è bella. Sì. Guarda. C'è proprio... Ok. Ok. Nice. Decisamente inaspettato quanto bellissima questa puntata. Ok. Ok, salvo la partita. 63 Forse ore di gioco. Ok. Nel prossimo episodio raggiungeremo il finale. Ma ci sarà una cosa che ti farà fare dei commenti, delle riflessioni, ne sono sicuro, quindi forse lo raggiungeremo, forse no, dipende. Ok, 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 ok. Dipende da te. E non vedo l'ora. Qui faremo anche il famoso backtracking, lo faremo sotto questo cielo, così potrai esplorare bene Isui sotto questa nuova forma corrotta. Per questo non ti ho fatto tornare qui. E la vivrai in questo nuovo modo, completamente diverso. Decisamente carina qualcosa, un backtracking speciale e non e avrai, ripetitivo. Avrai una settimana di tempo per ragionare su che cos'è quella roba in cielo. Vero? Sì. Verde, rossa, a esagoni. Esatto, c'è anche l'aura verde, sì. Vedrai, vedrai, ci sono altri dettagli ambientali che ti mancano ancora. Bello. Ok, dai, dai, top. Molto bene. Grazie della diretta. Di niente, tre orette di gusto. Yes. E settimana prossima riprendiamo e finiamo. E peraltro settimana prossima è anche l'ultima mono live di Elden Ring. Tavola rotonda. Tavola rotonda, il godo. Quindi, in teoria, se ti va bene, se vi va bene, la settimana dopo ancora farei tre live insieme. Si quella dopo ancora. Perché saremo a una puntata dal super finale post-game, probabilmente. Cioè, con la prossima, secondo me, si finisce il main game e con quella dopo ancora... Se sei bravo, quello che ti voglio far fare come ultima cosa. E poi faremo una speciale dopo un po', quando tu avrai fatto delle cose, per l'ultimissima, ma quella è già meno importante. Quindi ti direi che settimana prossima facciamo round table hold e finale del main game, e poi quella successiva facciamo tre live, due di Elden Ring e una Perfetto. Di Pokémon. Con, credo, la cosa più difficile che tu abbia mai fatto in Pokémon in 26 anni. Te la butto così. Ok, ok, sì. Ok. Let's go. Bene. Let's go. Bene, stupendo. Grazie a mille. Buona Grazie serata. Mille. Anche a te. Ciao, caro. Ciao. Eccoci qua. Wow, bella puntata. Davvero. E grazie del supporto che avete offerto. Non potervi ringraziare è sempre un dolore, ma spero che percepiate gli sguardi e il fatto che vi leggo sempre ogni singola sub dono è lì. È lì. A schermo. Grazie di cuore. Ah. Cosa pensi delle dichiarazioni di Jason Schreier di Bloomberg, che ha detto che Elden Ring è ingiocabile? Jason Schreier sta facendo delle pompe a Elden Ring su Twitter che metà bastano, che stai dicendo? E ha blastato i programmatori di Ubisoft, che hanno fatto una brutta figura. Per quanto i problemi tecnici di Elden Ring non debbano essere giustificati. Comunque, ragazzi, grazie di cuore. Dai, dai, dai. A presto.
è un piacere. Ci vediamo domani e vi tengo aggiornati con i nuovi orari, che martedì sono a Milano per cose segrete, ma ci teniamo updated. A presto, ragazzi. Grazie di cuore.